Finalmente è arrivato il momento. Il James Webb Telescope ha esaminato il suo primo esopianeta in modo dettagliato. Il telescopio spaziale TESS ha fornito dati e c'era qualcosa da vedere in una stella chiamata LHS-475. Questa stella dista circa 41 anni luce da noi ed è simile al Sole. Ciò significa circa le stesse dimensioni, la stessa massa e temperatura superficiale simile. E ora ne abbiamo la conferma. Questo pianeta esiste davvero. Per la prima volta James Webb ha scoperto un nuovo esopianeta. Ma prima ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, apprezziamo moltissimo il vostro supporto. Tornando alla scoperta, questo pianeta si chiama LHS-475b ed è in orbita attorno ad una stella nana rossa. Compie un giro intorno alla sua stella in circa 2 giorni. Forse non si trova nella zona abitabile della sua stella. Sì, questo è l'unico problema ora. Ciò significa che probabilmente non c'è vita su questo pianeta e che forse non c'è atmosfera. Il telescopio James Webb ha osservato questo pianeta e ha scoperto che c'è effettivamente qualcosa che passa davanti alla stella, e i dati sono così precisi che possiamo dire che sì, il pianeta esiste e possiamo anche dire quanto è grande. LHS-475b ha le stesse dimensioni della Terra, è un pianeta roccioso e disponiamo di dati sulla sua atmosfera. Quando un pianeta è così vicino alla sua stella, è sempre lecito chiedersi se sia in grado di mantenere un'atmosfera, perché una grande quantità di radiazioni solari colpisce il pianeta e una parte di esse è costituita dal vento solare. Come può contenere un'atmosfera? Nel nostro sistema solare c'è Venere, ma Venere non è così vicino al Sole. Quindi quello che vediamo qui è davvero qualcosa di speciale. Un pianeta grande come la Terra, un pianeta roccioso con alcune proprietà che devono ancora essere studiate nel dettaglio. Questa è la prima conferma che il James Webb Telescope è in grado di fare grandi scoperte come questa. Ora diamo un'occhiata alle curve ottenute. È qui che la questione si complica in termini di conferma di un'atmosfera o di una non atmosfera. Quindi diamo prima un'occhiata alla curva di luce, perché questo è l'aspetto cruciale. C'è qualcosa che oscura la stella, ma ha una grossa dimensione, quindi si può presumere che sia un pianeta. Come abbiamo detto prima, questi dati che vediamo ora provengono dal James Webb Telescope. Non si tratta più del telescopio spaziale TESS, ma della conferma del transito di un pianeta da parte del James Webb Telescope. Ora molti si chiederanno: perché è stato scelto questo pianeta? Ce ne sono molti altri, forse più interessanti, che si trovano nella zona abitabile e così via. Sì, è vero, ma con questo pianeta siamo avvantaggiati, perché compie un'orbita intorno alla sua stella una volta ogni 2 giorni. Ciò significa che possiamo osservarlo molto spesso quando transita davanti alla sua stella. Naturalmente sarebbe da osservare e testare 3 volte in 6 giorni. Perciò non siate delusi ora, ma affrontate l'argomento con calma. Se ad esempio i pianeti a volte richiedono 10 o 12 giorni per essere osservati, allora le possibilità di osservazione sono già estese per un certo periodo di tempo se volessimo osservarli più spesso. Quindi si parte da un pianeta che si muove intorno alla stella molto in fretta e si può osservare ogni 2 giorni. Tra l'altro i dati di TESS, che sono stati determinati dall'intelligenza artificiale, erano un TOI, un TESS Object of Interest. Ciò significa che un'intelligenza artificiale riservata per osservare con il metodo del transito i sistemi extrasolari aveva rilevato qualcosa di simile ad un transito. Quando succede, i dati sull'oggetto osservato vengono estratti e se si ritiene che sia interessante è possibile controllarlo di nuovo o ad esempio confermarlo con il James Webb Telescope. Ciò che vediamo qui ora è ciò che probabilmente c'è su questo pianeta. Abbiamo quindi una linea verde che rappresenta il metano, abbiamo una linea gialla che non è da considerare e poi una linea viola, si tratta di CO2. I dati variano molto, quindi non si può confermare che ci sia un'atmosfera. Per capire meglio bisognerà guardare più spesso e più volte. Bisogna anche considerare se il pianeta ha una rotazione propria o, peggio ancora, se il pianeta è bloccato dalle maree, cioè vincolato alla rotazione. Quindi anche se non abbiamo ancora conferme, ci sono diversi indizi che indicano che LHS-475b potrebbe avere un'atmosfera. Tra l'altro, se ci riferissimo a questo modello di CO2, potremmo sbilanciarci e dire che il pianeta è simile a Venere. Abbiamo un pianeta grande come la Terra, ed anche Venere è grande come la Terra. Ha un'atmosfera piena di CO2, anche questa è una caratteristica fondamentale di Venere. Ma questo è ancora da vedere, il pianeta deve essere indagato ulteriormente per ottenere più dati. LHS-475b sarà oggetto di ulteriori indagini, e in estate ci saranno sicuramente ulteriori informazioni su questo esopianeta. Questa scoperta conferma che il James Webb Telescope sta iniziando a studiare gli esopianeti. Tornando ai dati che abbiamo a disposizione, possiamo dire che il pianeta è molto caldo. Il James Webb
Telescope ha determinato che su questo pianeta ci sono temperature estremamente elevate, tra i 200 e i 400 gradi Celsius. Questo era facilmente deducibile anche per la vicinanza del pianeta alla sua stella. Tuttavia, va anche detto che Mercurio non è il pianeta più caldo del nostro sistema solare. Eppure è più vicino al Sole di Venere, ma Venere è il pianeta più caldo. Ciò è dovuto semplicemente alla densità dell'atmosfera e all'effetto serra. Di conseguenza, la temperatura superficiale media è molto più alta su Venere che su Mercurio. Quindi significa che se non ha un'atmosfera, probabilmente non è caldo come crediamo. Tuttavia, nel caso opposto, contenendo grandi quantità di CO2 nel sistema, allora dobbiamo supporre che ci sia effettivamente una sorta di effetto serra, e che le temperature siano ancora più alte che su Venere. Naturalmente, la questione diventa interessante per tutti, anche per noi, solo quando si esaminano gli esopianeti che si trovano nella zona abitabile di una stella. Questo è il motivo per cui i pianeti situati in sistemi con nane rosse saranno studiati all'inizio, perché le stelle sono più piccole e i pianeti sono più ammassati in questi sistemi extrasolari. In poche parole, i pianeti in questi sistemi si trovano più vicino alla propria stella rispetto a quelli del nostro sistema solare. Quando James Webb analizzerà sistemi con esopianeti nelle zone abitabili avremo grandi sorprese, anche per quanto riguarda la composizione dell'atmosfera, e forse troveremo un pianeta che ha un'atmosfera simile a quella della Terra. Negli ultimi due decenni, la Stazione Spaziale Internazionale ci ha insegnato una lezione importante. Le collisioni con i micrometeoriti sono del tutto inevitabili e avvengono in continuazione. Ed è proprio per questo che quando gli scienziati hanno pianificato la missione del telescopio James Webb, hanno previsto la quantità di collisioni che il telescopio riceverà nei prossimi anni. Così i progetti originali del telescopio prevedevano molti dei cambiamenti nel tempo e il degrado della qualità delle immagini a causa della collisione con vari piccoli pezzi di roccia e micrometeoriti. Ma ciò che gli scienziati non avevano previsto è un micrometeorite di dimensioni leggermente più grandi che si è effettivamente scontrato con lo specchio solo pochi mesi fa. Oggi parleremo di un'altra parte del rapporto che è stato pubblicato di recente, che passa in rassegna alcune delle analisi più dettagliate sugli effetti in qualche modo inaspettati che la recente collisione ha avuto sullo specchio principale. E come sempre potete trovare nella descrizione qui sotto il rapporto. In altre parole, anche se gli scienziati avevano previsto almeno una collisione al mese che avrebbe lentamente degradato lo specchio nel tempo, questa sembra essere un'anomalia. Ed è un'anomalia molto più grande di quanto previsto. Ora discutiamone più in dettaglio, parliamo un po' di più dei fatti di queste collisioni e di ciò che gli scienziati faranno in futuro per evitare che ciò accada. Innanzitutto, sappiamo che questa particolare collisione non ha influito più di tanto sul telescopio. Le immagini ricevute di recente, di cui abbiamo parlato più volte sul canale, sono state prodotte essenzialmente dopo la collisione, il che implica che il telescopio funziona ancora come previsto e funzionerà come previsto per molti mesi e molti anni a venire. Sappiamo anche che dal lancio iniziale avvenuto pochi mesi fa, il telescopio ha già ricevuto almeno 19 piccole collisioni da parte di vari micrometeoriti più piccoli di un granello di sabbia, 6 dei quali hanno lasciato segni che stanno lentamente causando effetti sul telescopio, ma non abbastanza drammatici da cambiare qualcosa per i prossimi anni. Tuttavia, ciò significa che almeno una volta al mese ci sarà una collisione da qualche parte sul telescopio, molto probabilmente simile a quella che vedete qui, che lascerà solo un piccolo segno. Ma nel corso del tempo questo potrebbe iniziare a sommarsi. Se la missione durerà almeno 10 anni, possiamo aspettarci almeno un centinaio di queste collisioni e molto probabilmente molte di più. Ma quando gli ingegneri della NASA stavano costruendo il telescopio, hanno condotto test molto approfonditi sugli specchi, anche colpendoli con vari campioni, simulando varie collisioni di micrometeoriti. In altre parole, queste collisioni erano previste e il telescopio è stato testato prima ancora di essere lanciato. Inoltre, il progetto stesso prevede l'impiego di materiali che generalmente resistono molto bene a pressioni e temperature estreme. Per esempio, i singoli pezzi dello specchio sono fatti di berillio, un materiale molto leggero e molto resistente che di solito viene usato nell'aviazione per vari voli supersonici ed è stato usato anche nelle navette spaziali, mentre il resto dello specchio è stato progettato e lucidato così bene che il telescopio ha una precisione molto superiore a quella necessaria per la missione. Praticamente è stato progettato per essere un po' più preciso del necessario, così nel corso del tempo, anche se i micrometeoriti degradano la qualità e la precisione dello specchio stesso, esso continuerà a produrre immagini di grande qualità.
Quindi, fino alla grande collisione avvenuta qualche mese fa, nessuna delle altre collisioni ha avuto conseguenze. Ma tra il 22 e il 24 maggio dello scorso anno si è verificata una collisione molto inaspettata e piuttosto grande nel segmento noto come C3, una collisione che sembra aver influito sulle prestazioni molto più di quanto ci si aspettasse. E in questo rapporto abbiamo anche i numeri reali e la rappresentazione visiva di ciò che significa tutto questo. Per quanto riguarda l'accuratezza degli specchi, le prestazioni del telescopio si misurano in base alla quantità di deformazioni dovute alla luce stellare che colpisce il telescopio, ed in base a quanto è liscia la superficie dello specchio, la qualità aumenta. Quindi se lo specchio è estremamente liscio come lo era in origine, la quantità di deformazioni della luce sarà solo di 5-10 nanometri, in confronto è solo un po' più spesso dello spessore della molecola di DNA. Quindi quando la missione è iniziata, il livello di errore era di circa 56 nanometri. Si può notare che alcuni segmenti dello specchio presentavano un errore leggermente maggiore, ma la maggior parte era più o meno uguale. Ma dopo l'impatto del 22 e 24 maggio, l'errore è aumentato di circa 5 volte. Subito dopo l'impatto, l'errore era di circa 258 nanometri, molto più alto del previsto anche dopo anni di funzionamento. Ma poiché abbiamo 18 specchi, è possibile per gli scienziati calcolare la media di tutto questo, ed è anche possibile spostare ciascuno di questi segmenti individualmente, aggiustando e media gli errori complessivi. Così, dopo un'importante regolazione, sono riusciti a ridurre l'errore nello specchio C3 a 178 nanometri, ma ancora circa 3 volte superiore a quello precedente. Sfortunatamente, questo ha anche ridotto di poco la capacità complessiva del telescopio. Al momento si ritiene che l'errore medio sia salito a circa 59 nanometri, ossia circa 10 nanometri in più rispetto alla media precedente del telescopio, che ovviamente è il motivo per cui è stato possibile produrre tutte queste fantastiche immagini e per cui il telescopio funzionerà ancora per molti anni. Ma c'è naturalmente una piccola preoccupazione. La preoccupazione riguarda questo particolare impatto. A causa delle dimensioni della particella e della velocità con cui si muoveva, al momento è del tutto inspiegabile. Sulla base di precedenti analisi statistiche, nessuno si aspettava che un pezzo così grande potesse colpire il telescopio, soprattutto così presto. E poiché James Webb è in un'orbita piuttosto lontana da tutto, non ci aspettavamo molti frammenti o pezzi di micrometeoriti in questa regione. Questo aggiunge un po' di mistero a ciò che ha causato esattamente questo evento, e solleva anche alcune domande su questo luogo del sistema solare e sulla provenienza di tutti questi frammenti. NASA ed ESA, al lancio del telescopio James Webb, lo hanno mandato ad una distanza di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in orbita intorno ad un punto dello spazio che gli scienziati chiamano L2, più precisamente il punto Lagrange L2. Si tratta di Joseph-Louis de Lagrange, scienziato al quale dobbiamo molte scoperte relative alla meccanica analitica. Diciamo subito che esistono 5 punti nello spazio in cui due corpi dotati di grande massa, quindi Sole e Terra, consentono ad un terzo corpo, cioè James Webb, di mantenere una posizione stabile tramite le rispettive interazioni della forza di gravità. Per quanto ne sappiamo, forse questi punti di Lagrange, i punti stabiliti dell'orbita nel sistema solare, tendono a catturare altri oggetti, come i micrometeoriti, che possono poi scontrarsi con varie missioni che si trovano in questa regione. O forse c'è una popolazione di micrometeoriti insolitamente grandi di cui non sapevamo nulla o di cui non conoscevamo l'esistenza, e alcuni di essi potrebbero trovarsi proprio in questa regione. Poiché le precedenti collisioni con oggetti più piccoli hanno diminuito l'errore complessivo solo di circa un nanometro, il fatto che questa collisione sia riuscita a portare lo specchio fino a 250 nanometri di errore era del tutto inaspettato. La domanda che ci si pone ora è: si è trattato solo di un evento sfortunato o è qualcosa che si ripeterà? E se si dovesse ripetere, significa che gli scienziati dovranno ricalcolare il numero complessivo di collisioni che di solito ci aspettiamo per le varie missioni interplanetarie. Questo include ovviamente anche una potenziale missione marziana che potrebbe anche avere degli astronauti a bordo. In altre parole, questo è davvero importante per qualsiasi potenziale missione con equipaggio che un giorno potrebbe visitare altri pianeti. Ciò significa anche che il telescopio James Webb ha ufficialmente acquisito una nuova missione: misurare il numero di impatti di pezzi più grandi in questa particolare regione. È probabile che anche dopo alcune di queste collisioni continuerà a funzionare e a produrre bellissime immagini, ma calcolare il numero di queste collisioni e soprattutto capire se questo sarà un problema per altre missioni è naturalmente qualcosa che gli scienziati non avevano previsto in origine.
Ma nonostante tutto questo, il telescopio continua a funzionare bene, anzi, funziona meglio del previsto. Il rapporto parla addirittura di 344 diversi punti di guasto previsti dagli ingegneri e dagli scienziati, la maggior parte dei quali non è più un problema, mentre la maggior parte dei problemi riguarda vari strumenti. Ma è probabile che, anche se uno degli strumenti si guastasse, la missione non si fermerebbe. Infatti il telescopio è dotato di molte ridondanze e può funzionare anche se la maggior parte degli strumenti e delle parti si guasta per un motivo o per l'altro. Quindi questa missione è stata progettata piuttosto bene, il che è un po' un contrasto con il lancio del telescopio Hubble originale, che ha creato un po' di imbarazzo alla NASA, perché per i primi mesi il telescopio non è stato in grado di produrre immagini chiare. James Webb invece è quasi l'opposto. L'unico problema che gli scienziati hanno dovuto affrontare finora è questa collisione insolitamente grande, che nessuno aveva previsto. Gli scienziati stanno creando un piano operativo per il telescopio in modo da evitare collisioni durante i futuri passaggi tra vari campi di polvere di micrometeoriti. Per questo motivo, durante questo periodo, gli scienziati pensano di poter ruotare lo specchio stesso puntando lateralmente verso la direzione del movimento, in modo da evitare futuri danni o colpi diretti da parte di vari micrometeoriti. Ma per ora, nei prossimi mesi, non verrà condotto nulla di importante come questo e gli scienziati aspetteranno di vedere se forse, solo forse, questa particolare collisione è stata solo un'anomalia. Potrebbe non ripetersi più e il telescopio potrebbe ricevere solo una collisione al mese, una piccola collisione che ridurrà la sensibilità complessiva di un solo nanometro. Il 2022 segna l'inizio dell'era di James Webb nell'astronomia. Il telescopio spaziale a infrarossi da 10 miliardi di dollari è stato lanciato il giorno di Natale del 2021. Ci è voluto un mese per raggiungere la sua destinazione, il punto di Lagrange L2 a 1 milione di chilometri di distanza da noi, e altri 5 mesi per calibrare e preparare le osservazioni scientifiche. Tuttavia, quando sono state diffuse le prime immagini sul web, hanno superato ogni aspettativa. Comprendevano la più profonda visione a infrarossi del cosmo, o antiche nebulose dove stavano nascendo centinaia di stelle. Lo spettro dell'atmosfera di un esopianeta non era mai stato visto prima, ma anche una stella morente che ha formato uno spettacolare anello di gas e polvere intorno a sé. Quando sono stati resi noti i dati del programma scientifico iniziale del James Webb Space Telescope, nel giro di poche settimane sono stati inviati per la pubblicazione di centinaia di articoli di ricerca. La maggior parte degli articoli riguardavano l'astrofisica stellare, l'astronomia extragalattica, gli esopianeti, la materia oscura e il sistema solare. Era come se il Webb avesse aperto quelle finestre sul cosmo che nessun altro telescopio nella storia aveva potuto aprire. Ma cosa ha scoperto esattamente Webb per dimostrare che molte delle nostre teorie erano sbagliate? Come ha fatto a rivoluzionare l'astronomia in pochi mesi? Infine e soprattutto, che cosa si prospetta per il telescopio spaziale James Webb nel 2023? Prima di rispondere a queste entusiasmanti domande, ricordati di iscriverti a Spaziomatic e di attivare la campanella. Abbiamo notato dai nostri dati che molti di voi apprezzano i nostri video ma non sono iscritti al canale. Cliccando su iscriviti contribuirai a sostenere il canale e non ti perderai nessun video. Quando gli astronomi hanno iniziato a lavorare alla costruzione del James Webb Space Telescope, il suo obiettivo scientifico principale era quello di scoprire le galassie più lontane dell'universo. Per verificare le previsioni della teoria del Big Bang era importante guardare indietro nel tempo, all'epoca in cui nascevano le stelle e le galassie. Anche se ne abbiamo parlato negli scorsi video su James Webb, ecco come funziona. Poiché la luce viaggia a una velocità finita, tutto ciò che vediamo nell'universo è come appariva in passato. Quindi, se la distanza percorsa dalla luce da una galassia è di 12 miliardi di anni luce, stiamo guardando come appariva 12 miliardi di anni fa, perché la sua luce ha impiegato tutto quel tempo per raggiungerci. Ora, a causa dell'espansione dell'universo, la lunghezza d'onda della luce emessa dalla galassia aumenta nel momento in cui ci raggiunge. In altre parole, si sposta verso il basso. Gli astronomi indicano il redshift con una quantità adimensionale, z. Z è uguale a zero nel tempo presente, e all'aumentare del suo valore aumentano anche il tempo di ritorno e la distanza dell'oggetto celeste. Prima di Webb, gli astronomi avevano trovato solo una galassia nella fascia Z superiore a 11 ere, ovvero nei primi 400 milioni di anni dell'universo. Si trattava di una galassia denominata GNZ11, con un redshift di 11,1, scoperta dal telescopio spaziale Hubble nel 2015. Le galassie con redshift superiore a 12 sono fuori dalla portata di Hubble, che lavora principalmente nella regione ottica e UV dello spettro elettromagnetico. Tuttavia, Webb è un telescopio a infrarossi.
Le onde infrarosse hanno una lunghezza d'onda maggiore e possono passare facilmente attraverso la polvere interstellare. Ciò significa che Webb può scrutare quelle regioni del cosmo che nemmeno Hubble è riuscito a vedere. Gli astronomi si aspettavano di ottenere solo una versione raffinata del Deep Field di Hubble, con solo poche galassie con un redshift superiore a 10 nel programma scientifico iniziale. Ma ciò che Webb ha mostrato nelle sue prime immagini è stato del tutto inaspettato. Decine di galassie deboli e molto precoci sono apparse immediatamente. Il James Webb Space Telescope si è rivelato così potente da individuare persino singoli ammassi stellari intorno a una galassia distante 9 miliardi di anni luce. Ogni settimana successiva alla pubblicazione delle prime immagini, gli astronomi hanno registrato un nuovo record di galassia più lontana. Si è cominciato con galassie a un redshift di 11, 13,1, 14,3 e si è arrivati fino a 16,4. La galassia candidata che Webb ha scoperto a un redshift di 16,4 è esistita nei primi 250 milioni di anni del Big Bang. È stato come guardare il confine del tempo stesso. Sebbene il record di osservazione della galassia più lontana sia stato piuttosto eccitante, gli astronomi hanno iniziato a notare cose insolite su quelle galassie. Secondo la teoria del Big Bang, la formazione delle stelle è iniziata 150 milioni di anni dopo l'inizio dell'espansione dell'universo. Questa generazione primaria di stelle, chiamata popolazione 3, ha formato protogalassie nei primi 500 milioni di anni. Poi queste protogalassie hanno formato le prime galassie vere e proprie dell'universo. Questo processo deve essere durato circa un miliardo di anni. Gli astronomi si aspettavano quindi di vedere frammenti protogalattici in procinto di formare galassie più grandi nelle prime centinaia di milioni di anni dell'universo, ma con grande sorpresa hanno individuato delle galassie già giganti. Queste galassie avevano una grande massa stellare dell'ordine di un miliardo di masse solari. Inoltre avevano un tasso di formazione stellare eccezionalmente alto e un'efficienza di formazione stellare superiore alla media. Quindi, se la formazione stellare è iniziata davvero 150 milioni di anni dopo il Big Bang, come hanno fatto queste galassie giganti a formarsi così presto? Cosa ha alimentato un così alto tasso di formazione stellare nell'universo primordiale? Sappiamo che le galassie super antiche ospitavano stelle massicce e di breve durata, pertanto il tasso di supernove è molto più alto in queste galassie primordiali. Le supernove sono anche note per essere state le principali fabbriche di polvere nell'universo primordiale, ma il problema è che il contenuto di polvere in queste galassie non corrisponde ai nostri calcoli. Dov'è dunque la polvere cosmica mancante? In una ricerca degli astronomi hanno proposto due soluzioni, che però necessitano di ulteriori prove per essere confermate. Le prime osservazioni della rete extragalattica indicano una falla nella nostra comprensione della formazione delle galassie. Forse ci stiamo sbagliando sul ruolo della materia oscura nella formazione della struttura su larga scala dell'universo, ma questi risultati potrebbero condurci a una nuova fisica e a una migliore comprensione del cosmo. Quando il James Webb Space Telescope era ancora in fase di progettazione, il primo esopianeta non era ancora stato scoperto. Così scienziati e ingegneri hanno dovuto improvvisare Webb nel corso degli anni per rendere l'esplorazione degli esopianeti uno dei suoi obiettivi scientifici principali. Arriviamo al 2022, quando Webb inizia a lavorare a pieno ritmo. La NASA ha confermato l'esistenza di oltre 5.000 esopianeti. Webb è il miglior telescopio spaziale per studiare l'atmosfera dei mondi extrasolari. Il telescopio non è stato progettato per scoprire nuovi esopianeti, ma ha l'obiettivo di dipingere immagini molto più dettagliate dei mondi conosciuti, conducendo una cosa chiamata spettroscopia di transito. Quando un pianeta passa davanti alla sua stella, parte della luce della stella filtra attraverso l'atmosfera del pianeta e le molecole dell'atmosfera possono assorbire parte della luce stellare, creando linee scure nello spettro stellare. La conoscenza dell'atmosfera di un pianeta può insegnare agli astronomi come un esopianeta possa essersi formato ed evoluto, quali sono le sue condizioni e quali processi chimici avvengono nella sua atmosfera. Il primo spettro dettagliato rilasciato da Webb è stato quello di un gigante gassoso caldo chiamato WASP-96b. Distante oltre 1150 anni luce. Il telescopio è riuscito a rilevare chiaramente la presenza di vapore acqueo nella sua atmosfera, cosa già nota in precedenza. La nuova e potente visione di Webb ha mostrato anche la presenza di foschia e nuvole che gli studi precedenti su questo pianeta non avevano rilevato. Lo spettro più emozionante rivelato da Webb è quello di un pianeta di tipo gioviano caldo chiamato WASP-39b. Si trova a circa 700 anni luce di distanza e Webb ha scoperto la presenza di anidride carbonica nella sua atmosfera, il primo rilevamento di questo gas nell'atmosfera di un esopianeta. Inoltre il telescopio ha rilevato anche monossido di carbonio, potassio, sodio, anidride
polforosa e vapore acqueo nella sua atmosfera. James Webb ci ha fornito molti indizi sull'evoluzione dell'esopianeta, che potrebbero anche suggerire come si sono formati i giganti gassosi del nostro sistema solare, Giove e Saturno. Lavorando a pieno ritmo, si prevede che Webb cambierà il corso del campo di studio degli esopianeti nei prossimi anni, quindi è finalmente giunto il momento di sondare più a fondo le atmosfere di migliaia di mondi scoperti negli ultimi 3 decenni da vari telescopi terrestri e spaziali. Il processo di formazione delle stelle è complesso e ci sono molte cose che non sappiamo ancora. Le stelle nascono da densi ammassi e nubi di polvere e gas che collassano per gravità e iniziano ad accumulare materiale dalla nube circostante, formando un disco mentre la stella ruota. Questa protostella è avvolta da gas e polvere, rendendo impossibile osservarla. Tutta quella polvere e quel gas impediscono alla luce di uscire per mostrarci cosa c'è all'interno. Tuttavia, le lunghezze d'onda più elevate della luce infrarossa, la gamma attraverso la quale James Webb osserva l'universo, possono penetrare la polvere, permettendoci di vedere regioni che sono impossibili da osservare in lunghezze d'onda più corte, come lo spettro visibile. Per questo motivo, gli astronomi che si occupano di astrofisica stellare erano entusiasti di studiare la formazione stellare utilizzando i dati di Webb. Il telescopio spaziale James Webb ha catturato una nuova immagine dettagliata della nebulosa di Orione, una delle regioni di formazione stellare più vicine, visibile anche a occhio nudo. Webb ha fornito la visione più nitida della nebulosa di Orione. Si possono vedere numerose strutture spettacolari fino alla scala di 40 unità astronomiche. Le immagini sono state ottenute dallo strumento NIRCAM, che lavora nella lunghezza d'onda dell'infrarosso, da 0,8 a 5 micrometro. Una delle immagini più iconiche del telescopio spaziale Hubble è stata quella dei pilastri della creazione. Si tratta di colonne di gas molecolare lunghe molti anni luce che si trovano nella nebulosa Aquila. Sono vivai cosmici dove nascono le stelle. Webb ha rivisitato i pilastri della creazione e ha osservato la regione di formazione stellare nelle lunghezze d'onda d'infrarosso vicino e medio. La visione a infrarossi del telescopio è riuscita a penetrare attraverso la polvere dei pilastri per ottenere una visione migliore della formazione stellare in atto al loro interno, mostrando nodi di gas molecolare sul punto di collassare in piccole stelle. Poi, quando queste stelle hanno poche centinaia di migliaia di anni, iniziano a emettere getti che erodono i bordi dei pilastri. Sebbene Webb sia stato progettato per sondare lo spazio profondo, può essere utilizzato anche per osservare i nostri vicini più prossimi e i risultati sono stati promettenti. Il primo obiettivo del sistema solare di Webb è stato Giove. Gli astronomi non sapevano cosa aspettarsi quando Webb ha puntato il gigante gassoso, a causa della sua velocità di movimento e della luminosità del pianeta rispetto alle deboli galassie lontane che il telescopio osserva di solito. Gli scienziati temevano che Giove potesse sovraccaricare i sensibili rilevatori di Webb o cancellare con il suo bagliore le caratteristiche più deboli, ma i risultati sono stati migliori di quanto ci si aspettasse. Le immagini hanno mostrato i deboli anelli di Giove, alcune delle sue piccole lune e le bande atmosferiche e le aurore del pianeta. Webb ha ripreso anche il lontano Nettuno, la luna di Saturno Titano e il nostro vicino pianeta Marte. Potete trovare i video delle osservazioni di Webb su Nettuno e Marte qui in alto. Andate a dargli un'occhiata se ve li siete persi. Ci sono scoperte inaspettate che vi attendono. Gli anelli di Nettuno sono stati studiati per la prima volta da Voyager 2, l'unica sonda ad aver visitato il gigante di ghiaccio. Webb ha quindi fornito la prima visione degli anelli del gigante di ghiaccio in oltre 3 decenni. In pochi mesi il James Webb Space Telescope ha fornito dati che gli scienziati hanno utilizzato per fare scoperte da record. Nell'astronomia extragalattica, Webb ha aperto le finestre sull'ultima era inesplorata della storia dell'universo, i primi miliardi di anni dopo il Big Bang. Nell'astrofisica stellare ha offerto l'opportunità di studiare più dettagliatamente il complesso processo di formazione delle stelle. Infine, con Webb, gli astronomi possono ora sondare le condizioni atmosferiche di migliaia di esopianeti scoperti negli ultimi 3 decenni. Questo potrebbe portare alla scoperta di mondi potenzialmente abitabili e forse anche di vita extraterrestre. Nel 2017 gli astronomi hanno fatto una scoperta astronomica sbalorditiva. Hanno trovato una stella nana rossa ultrafredda chiamata TRAPPIST-1 che ospita 7 pianeti di dimensioni terrestri attorno. Si tratta del maggior numero di pianeti mai trovati in orbita attorno a una stella diversa dal Sole. Questa scoperta è significativa per 3 motivi. In primo luogo, il sistema planetario era relativamente vicino, a soli 40 anni luce di distanza. In secondo luogo, tutti e 7 i pianeti erano rocciosi, come i
pianeti interni del nostro sistema solare. Inoltre, tre dei pianeti si trovavano nella zona abitabile, il che li rendeva obiettivi promettenti per la ricerca di vita extraterrestre. La scoperta ha suscitato l'entusiasmo degli astronomi e per studiare l'eccezionale sistema planetario sono stati utilizzati telescopi avanzati come il telescopio spaziale Hubble. Tuttavia, questi telescopi avevano delle limitazioni e le loro scoperte sono state trattenute a causa delle loro restrizioni. Di conseguenza, gli astronomi hanno atteso con impazienza il lancio del telescopio spaziale James Webb per concentrarsi sul sistema TRAPPIST-1 e molti altri sistemi con condizioni simili. Ora sono arrivati i primi risultati del telescopio, ma non sono promettenti. Cosa ha scoperto Webb in uno dei pianeti del sistema? Quali tecniche sono state utilizzate per determinare la natura del pianeta in orbita attorno a TRAPPIST-1? Infine e soprattutto, perché questi risultati sono così importanti per gli astronomi? Per chi non conosce questo sistema, partiamo proprio dalla sua stella. Per comprendere appieno il significato delle scoperte di Webb su TRAPPIST-1b, è importante considerare la natura della stella ospite. TRAPPIST-1 è una stella di classe spettrale M, in particolare una stella nana rossa ultrafredda. Le nane rosse sono il tipo di stella più comune della nostra galassia e rappresentano circa il 75% di tutte le stelle. Sono più piccole e più fredde del Sole, con temperature superficiali comprese tra circa 2500 e 3500 gradi centigradi, con masse comprese tra 0,08 e 0,6 masse solari. TRAPPIST-1, per esempio, ha solo il 9% della massa del Sole, ma è più vecchia di 2,5 miliardi di anni. Sebbene queste stelle abbiano una probabilità doppia rispetto alle stelle simili al Sole di ospitare pianeti rocciosi, esse rappresentano una sfida significativa per l'abitabilità planetaria. Questo perché le nane rosse sono molto attive e producono frequenti brillamenti ed espulsioni di massa coronale che rilasciano nello spazio grandi quantità di energia e particelle di carica. Questi eventi possono avere un impatto importante su qualsiasi pianeta vicino. Le intense radiazioni e le particelle energetiche emesse dalle nane rosse possono strappare lentamente l'atmosfera di un pianeta ed eroderne la superficie, un processo noto come fuga atmosferica. Questo può essere particolarmente distruttivo per i pianeti che si trovano vicino alla stella. Nel caso del sistema TRAPPIST-1, questo problema è aggravato dalle orbite strette di tutti e sette i pianeti. Queste orbite sono così vicine che potrebbero rientrare tutte nell'orbita di Mercurio nel nostro sistema solare. Il pianeta più vicino, TRAPPIST-1b, orbita intorno alla stella una volta ogni 36 ore e riceve una quantità di radiazioni per unità di superficie circa 4 volte superiore a quella che la Terra riceve dal Sole. Nonostante tutti questi fattori, è questo il pianeta che gli astronomi hanno scelto di osservare con il telescopio spaziale James Webb. Una delle domande più intriganti dell'astronomia e che alcuni di voi ci hanno fatto nei commenti è: come fanno gli scienziati a determinare le proprietà di pianeti situati a trilioni di chilometri di distanza dalla Terra? La risposta sta nella spettroscopia, una branca della fisica che ha rivoluzionato l'astronomia più di un secolo fa. In particolare, gli astronomi si basano sul concetto di eclissi secondarie per capire la temperatura e la composizione di questi mondi lontani. Quando un pianeta passa davanti alla sua stella, visto dalla Terra, blocca una piccola frazione della luce stellare. Analizzando l'avvallamento della curva di luce della stella, gli scienziati possono dedurre la presenza e l'orbita di un esopianeta. Tuttavia, questa configurazione fornisce informazioni solo sul lato notturno del pianeta rivolto verso di noi. Per ottenere una comprensione completa dell'atmosfera del pianeta, gli scienziati si basano su due ulteriori configurazioni: quando il pianeta si trova ai lati della sua stella o quando si trova dietro la stella. Ma perché quest'ultima configurazione è così critica quando non riusciamo nemmeno a vedere il pianeta? La risposta è l'emissione infrarossa dell'esopianeta. TRAPPIST-1b ha un blocco mareale da parte della sua stella, il che significa che un lato è sempre rivolto verso la stella, mentre l'altro è in perenne oscurità. Se il pianeta ha un'atmosfera che circola e ridistribuisce il calore, il lato diurno sarà più freddo per l'assenza di atmosfera. Sebbene TRAPPIST-1b non sia abbastanza caldo da emettere luce visibile, emette comunque un bagliore infrarosso. Quando il pianeta passa davanti o ai lati della stella, la luce emessa è una combinazione della luce riflessa della stella e dell'emissione termica e infrarossi del pianeta stesso. Di conseguenza, il sistema appare più luminoso. Tuttavia, durante un'eclissi secondaria non viene registrata alcuna emissione infrarossa da parte del pianeta, perché non è nemmeno presente nel nostro campo visivo. Quindi, sottraendo la luminosità della stella da sola durante l'eclissi secondaria dalla luminosità della stella e del pianeta insieme,
sono riusciti a calcolare la quantità di luce infrarossa emessa dal pianeta. I ricercatori sono riusciti a osservare 5 eclissi secondarie per TRAPPIST-1b, un traguardo di per sé significativo visto che la stella è oltre 1000 volte più luminosa del pianeta. La variazione di luminosità rilevata da Webb è inferiore allo 0,1%. I risultati si basano sulle misurazioni effettuate dallo strumento di Webb per l'infrarosso medio, o MIRI, che ha rilevato un bagliore infrarosso dal lato giorno del pianeta, indicando una temperatura di circa 230 gradi Celsius, suggerendo che TRAPPIST-1 B è un pianeta roccioso e sterile senza un'atmosfera significativa. Osservazioni precedenti con i telescopi spaziali Hubble e Spitzer non avevano trovato alcuna prova di un'atmosfera soffusa, ma non potevano escluderne una più densa. Al contrario, i risultati di Webb sono quasi perfettamente coerenti, con un corpo nero fatto di roccia nuda e nessuna atmosfera per far circolare il calore. Inoltre, non sono stati rilevati segni di assorbimento della luce da parte dell'anidride carbonica, che sarebbero stati evidenti in queste misure. Questa ricerca innovativa rappresenta il primo rilevamento di qualsiasi forma di luce emessa da un esopianeta piccolo e freddo come i pianeti rocciosi del nostro sistema solare. Si tratta di un significativo passo avanti nella ricerca per determinare se i pianeti che orbitano attorno a piccole stelle attive come TRAPPIST-1 possano sostenere le atmosfere necessarie per la vita. Inoltre, evidenzia le capacità di Webb e del suo strumento per l'infrarosso medio nel caratterizzare esopianeti temperati e di dimensioni terrestri. Questa ricerca è stata condotta nell'ambito del Webb Guaranteed Time Observation Program 1177, uno degli 8 programmi del primo anno di attività scientifica di Webb, progettato per contribuire alla completa caratterizzazione del sistema TRAPPIST-1. La NASA afferma che sono attualmente in corso ulteriori osservazioni secondarie dell'eclissi di TRAPPIST-1b e che il team spera di riuscire a catturare una curva di fase completa che mostri la variazione di luminosità lungo l'intera orbita del pianeta. Ciò consentirà di ottenere ulteriori informazioni sulla temperatura del pianeta e su altri dettagli chiave. Ciao a tutti da Spaziomatic! Ricorderete che alcuni dei primi risultati del telescopio spaziale James Webb sono stati seguiti da un sacco di articoli e post che essenzialmente confrontavano le precedenti osservazioni del telescopio Hubble con le nuove osservazioni del James Webb, con le nuove osservazioni che erano molto più dettagliate e fornivano molte più informazioni aggiuntive. Nel 2022 il James Webb stava effettuando nuove incredibili osservazioni che in precedenza non erano assolutamente disponibili per la scienza moderna. Durante questi primi rilasci e queste prime osservazioni, alcune delle scoperte più interessanti sono state trovate, a partire dall'ammasso galattico che vedete proprio qui, denominato SMAX J0723. Questa è l'immagine del James Webb e questa è la stessa immagine ripresa dal telescopio Hubble. Naturalmente, ciò che ha reso questa immagine emozionante è la presenza di una lente gravitazionale relativamente potente che ha permesso agli scienziati di vedere tantissime galassie molto distanti. Queste sono state ingrandite di molto quando la loro luce è passata davanti all'enorme lente gravitazionale. In astronomia una lente gravitazionale è una distribuzione di materia come una galassia o un buco nero, in grado di curvare la traiettoria della luce in transito in modo analogo a una lente ottica. Nel processo l'immagine conteneva 87 galassie ultradistanti o, per essere più corretti, candidati galattici ultradistanti, con redshift che li facevano apparire come se fossero esistiti nei primi 500 milioni di anni di esistenza dell'universo. E questo numero, 87, è sorprendentemente alto e molto più di quanto ci si aspettasse. Inoltre, alcune di queste galassie hanno dato risultati davvero inaspettati. Il redshift era davvero elevato. In precedenza la galassia con il redshift più alto, o in pratica la galassia più lontana che conoscevamo, era GNZ11, con un redshift di 11. Ma le scoperte di questa particolare immagine suggeriscono addirittura redshift di 17 o forse anche superiori, il che implica che alcune galassie esistevano già quando l'universo aveva solo 240 milioni di anni. Questa scoperta suggeriva che le galassie di grandi dimensioni esistevano già praticamente pochi milioni di anni dopo la formazione delle prime stelle. Questo ha creato un po' di problemi alla cosmologia moderna e, cosa più importante, ha creato un grande scalpore sul fatto che forse la teoria del Big Bang è completamente sbagliata e che l'universo potrebbe essere qualcosa di completamente diverso da quello che gli scienziati hanno creduto per diversi decenni dopo la nascita della teoria del Big Bang. Il che, se fosse vero, creerebbe tanti nuovi problemi, perché molte cose sarebbero impossibili da spiegare con quello che è noto come universo allo stato stazionario.
Secondo questa teoria, l'universo in realtà è stazionario, non si espande, non si contrae, ma è sempre uguale a se stesso. Questa è detta quindi teoria dello stato stazionario. Questa teoria cadde in disuso in seguito alla scoperta della radiazione cosmica di fondo, ma questo non è il punto. Il punto era che queste galassie sembrano essere molto lontane e quasi impossibili, o meglio, molto improbabili. Prima di continuare, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per sostenere il canale e non perderti nessun video. Molti di voi apprezzano i nostri video, ma non sono iscritti al canale. Ti invitiamo a farlo se non lo hai ancora fatto. In questo video abbiamo voluto rispondere a una semplice domanda. Cosa è successo a queste prime scoperte? Questi candidati sono stati confermati? E queste galassie sono davvero così lontane come si diceva all'inizio, oppure le nuove ricerche hanno dimostrato che non erano più o meno corrette? In questo video esploreremo la maggior parte di queste prime scoperte del James Webb e ciò che gli scienziati hanno scoperto nelle ultime settimane. Prima di tutto, una precisazione molto importante. Questa immagine in particolare è stata solo il primo tentativo, o credo il primo test, di ciò che gli scienziati chiamano immagini di campo profondo. James Webb ha in realtà almeno altre 4 indagini attive che hanno già scoperto altre galassie. La Survey Glass, che ha studiato l'ammasso galattico Hubble 2744, più comunemente noto come ammasso di Pandora. Poi Cosmos Web è l'indagine più grande e che molto probabilmente annuncerà molte scoperte nei prossimi mesi. Il James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, noto anche come JAITS, delle cui scoperte abbiamo già parlato in precedenza. Ed infine Cosmic Evolution Early Release Science Survey, nota anche come CIRS, che tecnicamente è stata responsabile di queste prime osservazioni e scoperte, ma ci sono ancora molti dati che non sono stati elaborati. Una delle scoperte più interessanti del CIRS è stata questa galassia insolita, nota come CIRS 93316. Il redshift apparente di questa galassia era di circa 16,5, il che implica che alcune galassie massicce molto luminose sono esistite molto presto, entro circa 250 milioni di anni dal Big Bang. Ma questa era solo una galassia candidata, la sua distanza è stata misurata solo con il redshift. Questo dettaglio è molto importante, perché il redshift di per sé è più o meno solo una suggestione che abbiamo intuito studiando l'universo. In sostanza, il redshift apparente rappresenta lo spostamento verso il rosso della galassia assumendo determinati parametri. Quando vediamo con i telescopi una galassia molto rossa, è possibile che si tratti di una galassia con redshift alto a causa della sua estrema distanza. Ma è anche possibile che appaia spostata in rosso a causa, per esempio, della presenza di molta polvere. La polvere di per sé può far apparire alcune cose molto rosse. D'altra parte, in alcune galassie lontane, a causa della presenza di molto gas tra la galassia e noi osservatori, è possibile che predominino certi tipi di luce rispetto ad altri. Oppure, in altri casi, quando la galassia interrompe la formazione di stelle, tende anche ad emettere più luce rossa. In pratica, la galassia può apparire di per sé rossa e quindi spostata verso il rosso. Quindi il solo redshift apparente non è purtroppo sufficiente a determinare le distanze esatte. Il telescopio spaziale James Webb offre una capacità unica rispetto ad altri telescopi come l'Hubble. Grazie al suo ampio spettro infrarosso può rilevare una vasta gamma di luce proveniente da galassie estremamente distanti. Questo gli conferisce un'importante capacità, la capacità di generare spettri galattici. Gli spettri galattici rappresentano le diverse frequenze di luce emesse dagli elementi presenti in queste galassie lontane. Di solito, negli spettri galattici si possono osservare interruzioni o picchi che ci forniscono informazioni dirette sulla distanza delle galassie. Uno degli esempi più noti è la cosiddetta serie di Lyman. Questo fenomeno consiste in un improvviso calo di alcune frequenze di luce causato dal fatto che la luce proveniente da queste galassie lontane non riesce a penetrare l'idrogeno presente nell'universo primordiale. Di conseguenza, queste galassie diventano più o meno invisibili alle frequenze corrispondenti. In sintesi, il telescopio James Webb, grazie alla sua capacità di rilevare lo spettro infrarosso e generare spettri galattici, ci permette di studiare galassie estremamente distanti e di ottenere informazioni preziose sulla loro composizione e sulla loro posizione nello spazio. Non molto tempo fa abbiamo discusso della conferma ufficiale di alcune di queste galassie a diverse distanze. Al momento questa qui è la più lontana che abbiamo scoperto finora, ma la distanza è stata confermata a redshift di 13,2. A questo punto l'universo aveva probabilmente circa 400 milioni di anni. Ma questa era solo la conferma di una galassia, c'erano altre 87 galassie in totale che dovevano essere confermate.
Gli scienziati hanno quindi esaminato la maggior parte di esse, soprattutto quelle che avevano suscitato maggiore scalpore, utilizzando un'analisi spettrale molto simile. E poiché questa galassia era probabilmente la più interessante da testare, cominciamo con questa. Sì, ha fallito, non è nemmeno lontanamente alla distanza teorizzata inizialmente. Invece di trovarsi a un redshift di 16,4, si è rivelata solo a un redshift di 4,9, ovvero circa un miliardo di anni dopo la proposta iniziale, quindi l'universo aveva già 1,2 miliardi di anni. Si tratta di una galassia luminosa, ricca di diversi elementi, possiede anche linee di emissione molto forti e che molto probabilmente contiene molta più massa di quanto ci si aspetti da una galassia primordiale. La conferma che si tratta di una galassia più sviluppata significa che qui non c'è nulla da riscrivere e che non c'è nessuna rottura della fisica. È interessante notare che questa indagine ha scoperto un'altra galassia simile, a un redshift molto simile di 4,9 che si credeva avere un altissimo redshift. In realtà conteneva solo enormi quantità di polvere che la facevano apparire molto più rossa del dovuto, quindi entrambe le galassie sembrano essere molto più vicine del previsto. Ulteriori analisi di altre galassie hanno stabilito che la maggior parte di esse era molto, molto più vicina a noi. Altre due esistevano quando l'universo aveva circa 400-500 milioni di anni, ma la luce della maggior parte di queste galassie candidate proveniva da un universo molto più vecchio, quando aveva almeno 600 milioni di anni. Le informazioni sono estremamente precise, grazie a un'analisi spettroscopica molto specifica, anche se è interessante notare che almeno un altro paio di galassie sono state scoperte a un redshift di 4,9 in una regione molto simile, il che suggerisce che forse questo candidato fa parte di una sorta di ammasso galattico primordiale, con tutte le galassie a una distanza relativamente simile. E questo significa che tutte le galassie scoperte finora e tutte queste prime candidate si inseriscono più o meno direttamente nel quadro dell'universo che avevamo prima che il James Webb catturasse tutte queste immagini. È molto probabile che l'universo sia iniziato con poche stelle. Queste stelle si sono unite formando ammassi più grandi, questi si sono poi uniti in galassie molto più piccole e successivamente le piccole galassie si sono sviluppate e sono diventate più grandi nel tempo, fino a formare ammassi molto più grandi. In base all'analisi spettroscopica delle galassie scoperte finora, sembrano esserci molte prove che tutto questo sia avvenuto come ci si aspettava. Ora, forse, questo può essere visto come un pregiudizio, ma le prove effettive ci sono. Tutti i redshift di tutte queste galassie finora non sembrano discostarsi dalle ipotesi precedenti. Tuttavia, molte di queste scoperte ci dicono anche qualcosa di più sull'universo primordiale che nessuno sapeva prima. Per esempio, sembra esserci una popolazione molto ricca di galassie diverse e persino galassie contenenti ammassi globali e stelle molto luminose che esistevano nelle prime centinaia di milioni di anni di vita dell'universo e ce n'erano molte di più di quanto originariamente previsto. Gli scienziati hanno anche scoperto un gran numero di galassie luminose ed evolute, alcune delle quali arricchite di diversi elementi che non ci si aspettava di vedere così presto nell'universo, quando l'universo aveva solo circa 350 milioni di anni. In questo recentissimo studio di pochi giorni fa, gli scienziati hanno proposto diversi tipi di modelli per cercare di spiegare come queste galassie siano state in grado di produrre stelle così rapidamente. In sostanza, si parla dello stato in cui si trovava l'universo in passato. Era arricchito in idrogeno ed elio, era anche molto più denso e conteneva masse di materia molto grandi, e alcune stelle potevano potenzialmente crescere fino a centinaia se non migliaia di masse solari. Ma soprattutto, queste condizioni hanno portato a una formazione stellare estremamente efficace o a regioni di esplosione stellare che hanno potuto esistere così presto perché non c'era nulla che impedisse loro di formare stelle. Per esempio, nell'universo attuale ci sono oggetti come i buchi neri o anche ammassi di gas riscaldati che ostacolano la formazione di stelle. Molto probabilmente all'inizio non era così. L'universo favoriva e permetteva alle stelle di formarsi a volontà, ed è quello che hanno fatto molte di queste prime galassie, che hanno raggiunto grandi dimensioni molto rapidamente. Ciò significa che tutte queste immagini del James Webb mostrano fondamentalmente fotogrammi di varie galassie primordiali lontane, che crescono e si ingrandiscono, si sviluppano e diventano più massicce molto velocemente, ma in modo piuttosto disordinato.
Quindi è molto probabile che nessuna di queste galassie avesse l'aspetto di una galassia moderna. La maggior parte di esse aveva una forma più o meno irregolare e la maggior parte di esse non rientrava ancora in nessuna categoria specifica. In realtà sarebbe persino difficile chiamarle galassie. Erano una sorta di protogalassia che si sviluppano, crescono e cambiano continuamente forma. Ma dobbiamo anche ricordare che questo è solo l'inizio. Tutto questo è stato scoperto solo dopo circa un'ora di osservazioni totali. James Webb ha impiegato letteralmente un'ora per scoprire tutto questo. Come ricorderete, il telescopio Hubble a un certo punto ha trascorso diversi mesi a osservare lo stesso punto, creando la cosiddetta immagine a campo ultraprofondo. Quando James Webb sarà in grado di fare lo stesso, scopriremo un'immensa quantità di nuove informazioni. Ciò significa che nei prossimi anni faremo scoperte incredibili che nessuno può immaginare ora. Ma è probabile che non scopriremo nulla che possa in qualche modo infrangere la cosmologia moderna. Al momento, nonostante le prime ipotesi e le prime osservazioni, tutto sembra essere come dovrebbe essere. Il Big Bang sembra essere ancora la teoria più corretta. Ciao a tutti da Spaziomatic. Sembra che il telescopio spaziale James Webb abbia finalmente raggiunto un nuovo obiettivo. Ha catturato finalmente le immagini di tutti e quattro i pianeti giganti del nostro sistema solare, con tutti i dati raccolti e pronti per essere analizzati. Oggi cominciamo con ciò che è stato appena rilasciato dal team che elabora tutti i dati del James Webb. Un'immagine intrigante di Saturno, ma in questo caso un'immagine che non è stata ancora elaborata. Un'immagine che è ancora piuttosto difficile da comprendere. Bene, ora procediamo nel vivo delle scoperte. Questi sono essenzialmente i dati grezzi che tecnicamente si possono anche scaricare perché sono tutti pubblicamente disponibili, ma non è passato molto tempo prima che iniziassero a comparire anche le prime immagini elaborate. Questa credo sia la migliore finora. E questo è Saturno, visibile nelle frequenze dell'infrarosso, con altre immagini che si concentrano su altri dettagli, esaminando altre cose che prima per noi erano invisibili, il che naturalmente significa che ora abbiamo tutti e quattro i pianeti giganti fotografati nell'infrarosso e studiati da James Webb. Iniziamo percorrendo tutte le principali scoperte sui nostri giganti gassosi, concentrandoci su Saturno con le osservazioni più recenti di Webb. Rimanete sintonizzati per arrivare insieme al punto più interessante della questione, ma prima alcune premesse. Ci è voluto poco più di un anno per ottenere tutto questo, ma probabilmente ci vorranno alcuni mesi prima che tutti gli studi che si sono concentrati su tutti questi dati comincino ad uscire con tutte le nuove scoperte derivanti da queste enormi quantità di dati. È interessante notare che, come si può vedere, Saturno, Nettuno e Urano sembrano contenere anelli facilmente visibili. Giove, invece, no. E questo perché gli anelli qui sono un po' più difficili da vedere, soprattutto perché sono fatti di un materiale leggermente diverso. Tuttavia, da tutte queste quattro immagini, abbiamo sicuramente modo di vedere questi pianeti come non li abbiamo mai visti prima. Ad esempio, per Giove, sembra di osservare queste aurore permanenti che sono generalmente invisibili nelle lunghezze d'onda ottiche, ma sono decisamente visibili a frequenze più alte o all'infrarosso. Anche gli anelli sono generalmente invisibili alla luce ottica, ma ancora una volta visibili alle frequenze infrarosse. Per quanto riguarda Nettuno, che è il più lontano di questi pianeti, questa è probabilmente l'immagine più dettagliata che abbiamo dai tempi del flyby del Voyager 2 nel 1989, e qui credo che siano gli anelli a essere più interessanti, e anche le piccole lune visibili all'interno degli anelli. Come potete vedere, uno degli oggetti più luminosi è la grande luna Tritone, una luna potenzialmente molto simile ai nanopianeti come Plutone. Ma vediamo anche altre 6 lune, mentre altre 7 lune sono invisibili in queste immagini. Ma l'altra parte intrigante sono naturalmente questi insoliti punti luminosi nell'atmosfera. Si tratta molto probabilmente di tempeste attive e sembrano suggerire una circolazione atmosferica globale attiva presente su questo pianeta. Questo può essere a malapena visto con la luce ottica o con il telescopio di Hubble, e alcune delle precedenti scoperte di Hubble hanno in realtà creato più misteri che risposte. Con James Webb, però, potremmo riuscire a trovare delle risposte. Una volta che gli scienziati avranno analizzato meglio tutti i dati, potremmo capire come funziona l'atmosfera di Nettuno.
E poi queste strane immagini da Urano. Il pianeta, come si può vedere, è completamente girato su un fianco, ma ancora una volta sono gli anelli che sembrano essere la parte più intrigante. Sembrano essere molto ben ordinati e creano questi bellissimi segni insoliti. E come abbiamo appreso di recente dagli studi su Saturno, gli anelli in generale possono essere utilizzati per studiare l'atmosfera di un pianeta e per scoprire anomalie insolite all'interno della sua atmosfera, osservando le variazioni e schemi che si formano all'interno degli anelli. Sicuramente degli studi in merito usciranno forse nel prossimo futuro. Questa immagine rivela 11 delle 13 diverse strutture presenti all'interno del suo sistema di anelli. Tuttavia, un'insolita luminosità sembra spiccare molto vicino alla calotta polare. Sebbene sia simile a quella vista su Nettuno, qui è molto più grande e le sue origini sono attualmente sconosciute. Ma la cosa più intrigante di Urano e Nettuno è che, nonostante le somiglianze, nella luce infrarossa sembrano avere colori molto diversi. Ecco, tra l'altro, la versione ingrandita che ci mostra anche alcune delle lune. È proprio la colorazione che sembra essere un po' un mistero. In generale, gli scienziati ritengono che contengano materiali simili, ma le proprietà delle loro atmosfere sembrano essere abbastanza diverse da produrre effetti visivi differenti. Cosa stia accadendo esattamente al loro interno non è una risposta che si possa dare al momento. E ora abbiamo la quarta aggiunta, Saturno, e questa credo sia probabilmente l'immagine più insolita ed inaspettata. Ma prima di analizzare bene quella di Webb, ecco come appariva Saturno prima, con le immagini scattate dal telescopio Hubble in luce ottica. Una caratteristica di rilievo che è sicuramente visibile nella foto di Hubble sono queste strisce non omogenee visibili sulla superficie. Ma queste caratteristiche scompaiono nell'immagine a luce infrarossa di Webb, e poiché la temperatura dell'infrarosso ci mostra generalmente il calore o le proprietà termiche, questo suggerisce che la temperatura qui è più o meno la stessa, con quelle che sembrano essere regioni polari che sono di colore leggermente diverso. Ora, guardate questa immagine, risalente praticamente a 20 anni fa, ci presenta un contrasto molto interessante. Qui si possono vedere la luce visibile, le osservazioni nell'ultravioletto, ma anche alcune delle prime osservazioni nell'infrarosso. Anche in questo caso si tratta del telescopio Hubble. Qui le strisce erano ancora visibili, ma a frequenze diverse, poiché James Webb è in grado di vedere molto più in profondità nella luce infrarossa. Tutte queste strisce insolite scompaiono completamente a causa dell'atmosfera superiore ricca di metano che blocca praticamente tutte le nuvole sottostanti, e quindi, ovviamente, blocca anche il calore. Si vede anche una insolita forma scura nell'emisfero settentrionale, forse creata da qualche tipo di effetto presente ben al di sopra delle nubi di metano, ma è comunque sorprendente il suo aspetto rispetto a quello di Giove. Innanzitutto non è visibile alcuna aurora, in secondo luogo non ci sono caratteristiche insolite come le tempeste o qualsiasi altra caratteristica che vediamo nella luce ottica, ma che qui sono praticamente assenti. Tuttavia, a differenza dell'atmosfera, gli anelli spiccano in modo molto evidente. Accanto a diverse lune è affascinante osservare come gli anelli siano gli oggetti più luminosi nell'intera immagine, molto più brillanti del pianeta stesso. Pertanto, in questa descrizione dell'immagine si possono distinguere l'anello C, scuro, l'anello B, molto luminoso, la divisione di Cassini, l'anello A, leggermente luminoso, ed infine l'anello F. Tuttavia, poiché questa è solo la prima immagine, non siamo ancora in grado di vedere gli altri anelli che dovrebbero essere visibili anche ai margini. In effetti, sembra che l'anello G, che dovrebbe essere visibile, sia assente, così come il grande anello E diffuso, che si ritiene sia prodotto interamente dalla luna Encelado che puoi vedere nell'immagine. Questa è sicuramente un'altra importante scoperta proveniente da questo sistema nei mesi recenti, una luna strana, misteriosa e molto eccitante. Ancora una volta si trova al centro dell'anello E, rappresentando una prova evidente che contribuisce all'intera struttura. Come sappiamo da molti anni, Encelado presenta emissioni di grande portata che, come discusso di recente, non sembrano essere geyser o vulcani, ma sembrano essere il risultato di un'evaporazione improvvisa e molto violenta, quando l'acqua liquida all'interno della Luna viene esposta allo spazio esterno. Di conseguenza, numerosi materiali vengono estratti dall'oceano interno ed espulsi nell'intorno del sistema di Saturno. È interessante notare che, a differenza di altri oggetti nel sistema solare che presentano abbondante acqua e oceani estremamente vasti al loro interno, Encelado non ne dispone in grande quantità, almeno in termini di massa. Tuttavia, sembra contenere circa il 14% di acqua liquida, rendendola una delle lune più ricche di acqua nell'intero sistema solare. È molto probabile che all'interno di Encelado vi sia un massiccio nucleo roccioso, di una roccia simile alla composizione dei vari asteroidi che viaggiano nel sistema solare.
Recentemente gli scienziati hanno fatto una scoperta su Encelado decisamente inaspettata, i fosfati, la stessa sostanza di cui sono fatti il nostro DNA e il nostro RNA, e anche la stessa sostanza che tutto il nostro corpo utilizza per l'energia. Tra tutte le possibili scoperte molecolari, questa è in realtà una delle più eccitanti, soprattutto perché trovare fosfati nell'oceano di un mondo alieno aumenta drasticamente la possibilità di scoprire una vita strana e insolita, ma soprattutto vita organica, vita simile a quella del pianeta Terra. E, cosa ancora più importante, le possibilità che ciò accada su Encelado sono aumentate drasticamente, perché anche qui sono stati scoperti tutti e 6 gli elementi importanti per la vita: carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno e zolfo. Questa luna sembra contenere tutto ciò che serve per creare la vita primitiva, e con la scoperta dei fosfati di sodio, ora si tratta di andare lì e cercare di vedere se c'è qualcosa negli oceani sotto le calotte di ghiaccio. Anche se l'unico modo con cui potremmo arrivare a farlo è quello di utilizzare una sorta di rover avanzato in grado di scavare attraverso la superficie e poi esplorare l'oceano. È interessante notare che la NASA sta attualmente testando questo tipo di rover sulle montagne della California, anche perché si pensa a missioni simili anche per lune come Europa, una luna di Giove, dove le aspettative sono molto simili a quelle di Encelado. Si tratta di un oggetto molto interessante, in pratica è una specie di serpente in grado di muoversi sulla superficie ma anche di scavare in profondità nel terreno. In sostanza, questo è forse il futuro della missione Encelado. Un oggetto simile a un serpente, un po' strano e insolito, ma in qualche modo efficace, in grado di esplorare gli oceani sottostanti. E poiché è già stato testato con successo qui sulla Terra, è solo questione di tempo prima che tutto questo possa essere pianificato ufficialmente e lanciato in futuro per esplorare questa luna insolita e altre simili. Si tratterebbe della missione più emozionante di sempre, che potrebbe portare a scoperte incredibili. Ma tutto questo è stato possibile grazie alle osservazioni effettuate con il telescopio spaziale James Webb, quindi ora abbiamo ottime ragioni per cercare di portare lì una missione e potenzialmente avere finalmente una risposta alla domanda: c'è vita al di fuori del pianeta Terra? Al momento Encelado è sicuramente uno dei luoghi che sembra mostrare più probabilità, ma se la vita qui non esiste, se anche l'altra emozionante luna, Titano, non rivela segni di vita, allora dobbiamo cominciare a porci domande più grandi. Forse la vita è estremamente rara? Queste sono ovviamente solo le prime osservazioni di questo bellissimo sistema e le prime immagini che arrivano da James Webb. Ciao a tutti da Spaziomatic. Uno studio innovativo ha dimostrato che forse ci sbagliavamo sull'età dell'universo. Questo studio suggerisce che l'universo è quasi 2 volte più vecchio di quanto calcolato in precedenza, proponendo un'età di 26,7 miliardi di anni. Questa rivelazione è emersa dall'analisi dei dati del primo anno di osservazioni del James Webb Space Telescope. Il telescopio ha utilizzato le sue notevoli capacità per osservare la luce infrarossa ed esplorare l'universo primordiale, fino al confine del tempo. La scoperta da parte di Webb di galassie ad alto redshift, più massicce del previsto, ha messo in discussione la nostra attuale comprensione della cosmologia, portando gli astronomi a mettere in dubbio i meccanismi dell'evoluzione delle galassie e persino il verificarsi del Big Bang. Tuttavia, riportando in auge un'idea ormai vecchia di un secolo, uno studio dimostra che potremmo aver sbagliato a stimare l'età dell'universo stesso. Qual è dunque l'idea secolare in grado di spiegare l'insolita ragnatela di galassie vista ai confini del tempo? Quali sono le prove a favore di una ridefinizione dell'età dell'universo? Infine, e soprattutto, se l'universo ha davvero 26,7 miliardi di anni, che impatto ha sulla nostra comprensione di esso? Che cosa cambia per le nostre scoperte? Prima di continuare, ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanella per non perderti nessuno dei nostri video. Molti di voi apprezzano i nostri contenuti ma non sono iscritti al canale. Ti invitiamo a farlo. In pochi secondi con questa semplice azione puoi dare un enorme contributo al canale e alla nostra passione per l'astronomia. Bene, per comprendere questa scoperta è importante tornare agli anni 20, quando una singola equazione cambiò il corso dell'astronomia. Nei primi anni di quel decennio, la convinzione prevalente era che l'universo rimanesse statico, non mostrando né espansione né contrazione. Tuttavia, le osservazioni dell'astronomo americano Edwin Hubble mandarono in frantumi questa idea. Sì, esatto, l'incredibile telescopio Hubble prende il nome da uno dei più grandi astronomi della storia in suo onore, Edwin Powell Hubble.
Hubble scoprì che le galassie nello spazio profondo si stavano in realtà allontanando da noi e, cosa ancora più sorprendente, che questo movimento aveva uno schema. Più una galassia era lontana da noi, più velocemente si allontanava. Quindi, se B è la velocità di recessione e D è la distanza da quella galassia, B è direttamente proporzionale a D. Per chi non ha dimestichezza con questa terminologia, direttamente proporzionale significa che due quantità aumentano o diminuiscono insieme nello stesso rapporto. Quando una quantità aumenta, l'altra aumenta proporzionalmente. Quando una quantità diminuisce, l'altra diminuisce proporzionalmente. In altre parole, spiegato semplice, se A è direttamente proporzionale a B, se A raddoppia, B raddoppia anche. Se A si dimezza, B si dimezza anch'essa. Quindi, ora che abbiamo capito tutti, V è la velocità di recessione, quindi la velocità con cui si allontana da noi, e D è la distanza da quella galassia. V è direttamente proporzionale a D. Questa relazione apparentemente semplice ha dato vita a uno dei numeri più controversi dell'astronomia, la costante di Hubble. Si tratta di un parametro cruciale che descrive il comportamento dell'universo, rivelando la velocità di espansione. La costante ha un valore approssimativo di circa 70 km al secondo per megaparsec. Assumendo un tasso di espansione costante nel corso della storia, le galassie che si allontanano l'una dall'altra devono essere state più vicine in passato. Risalendo indietro nel tempo, si arriva a un momento in cui tutta la materia e la radiazione dell'universo si sarebbero concentrate in una piccola regione, l'inizio dell'universo, noto anche come Big Bang, da cui l'universo si è rapidamente espanso. La scala temporale di questa espansione è nota come tempo di Hubble, che corrisponde alla durata dell'espansione dell'universo, o semplicemente all'età dell'universo, quindi circa 13,7 miliardi di anni. Le osservazioni di Hubble hanno anche svelato un'importante conseguenza dell'espansione dell'universo, l'allungamento della luce, che si traduce in quello che conosciamo come redshift. Quando una galassia lontana emette luce mentre viaggia attraverso l'universo in espansione, le onde luminose si allungano, causando uno spostamento verso l'estremità rossa dello spettro della luce. Più lontana è la galassia, più rossa appare. Tuttavia, non tutti erano soddisfatti dell'idea dell'universo in espansione. Uno di loro era il famoso astronomo svizzero Fritz Zwicky. Zwicky era una delle più grandi menti della sua epoca. Era un brillante astronomo che aveva previsto l'esistenza della materia oscura e delle stelle di neutroni. Fu anche il pioniere dello studio delle supernove e dei raggi cosmici. Ma Zwicky non era convinto del modo in cui Hubble aveva interpretato il redshift e che l'universo si stesse espandendo. Offrì una spiegazione alternativa, l'ipotesi della luce stanca. Secondo Zwicky, i fotoni della luce perdono energia a causa di collisioni con altre particelle durante il loro viaggio verso di noi, con conseguente spostamento verso l'estremità rossa dello spettro. Questa idea non implica il Big Bang o l'espansione dell'universo. Negli anni 40, il famoso documento Alfred Biff Gamow fornì una forte prova a sostegno della teoria del Big Bang. Questo documento dimostrò che elementi come l'idrogeno, l'elio e altri elementi più pesanti furono creati durante le prime fasi dell'universo, un fenomeno che poteva essere spiegato solo dal Big Bang. Successivamente, negli anni 60, la scoperta della radiazione cosmica microonde di fondo, o radiazione CMB, divenne una prova fondamentale del Big Bang e dell'espansione dell'universo. La CMB è il bagliore dell'universo primordiale e la sua scoperta ha dato ulteriore sostegno alla teoria del Big Bang, consolidandone il ruolo di principale spiegazione dell'origine dell'universo. Con l'accumularsi delle prove e delle osservazioni, l'ipotesi della luce stanca proposta da Fritz Zwicky ha perso terreno e alla fine è sparita dalla ribalta delle discussioni cosmologiche. Attualmente il comportamento dell'universo è elegantemente descritto dal modello LCDM, acronimo di Lambda Cold Dark Matter. Questo modello rappresenta l'universo come un sistema in espansione e in accelerazione, che incorpora la presenza di energia e materia oscura. Riesce ad includere le caratteristiche chiave della teoria del Big Bang e il redshift cosmologico causato dall'espansione dell'universo. Tuttavia, le recenti osservazioni del telescopio spaziale James Webb hanno sollevato intriganti sfide al modello LCDM. Scrutando l'universo profondo e osservando la natura delle galassie ad alto redshift, Webb ha rivelato aspetti dell'universo che il modello LCDM fatica a spiegare. Il problema sta nel redshift. Nell'era attuale l'universo ha un redshift pari a zero e man mano che si va indietro nel tempo, il redshift aumenta. Ciò significa che gli oggetti con redshift più elevato sono più lontani e rappresentano fasi precedenti dell'universo.
Il telescopio spaziale James Webb è stato utilizzato per rilevare e individuare oggetti nelle fasi precedenti dell'universo. Il telescopio spaziale James Webb ha effettuato osservazioni significative che hanno messo in discussione il modello LCDM tradizionale. Ha rivelato galassie luminose e massicce completamente evolute a redshift Z pari a 11 e 15, corrispondenti a un'età di appena 300-500 milioni di anni dopo il Big Bang, mentre galassie simili a un redshift di 10 erano state osservate in precedenza con il telescopio spaziale Hubble. I risultati del James Webb Space Telescope hanno intensificato l'anomalia fornendo dati su più galassie ad alto redshift consecutivamente. Molte di queste galassie si sono rivelate semplicemente più giovani, mentre altre sono state confermate. Tuttavia, per ora, queste galassie ad alto redshift di Webb rispettano ancora il modello LCDM. La sfida nasce dalle previsioni del modello LCDM, che suggerisce che le stelle iniziano a formarsi nell'universo giovane quando ha circa 150 milioni di anni a redshift superiori a 20. Poi ci vogliono circa miliardi di anni perché le stelle si formino. Ci vuole poi circa un miliardo di anni perché le stelle formino completamente galassie massicce e luminose. Tuttavia, le galassie ad alto redshift osservate da Webb non sono conformi a questa previsione. Se le stelle hanno effettivamente iniziato a formarsi quando l'universo aveva 150 milioni di anni, diventa sconcertante come abbiano potuto formare rapidamente galassie grandi e luminose quando l'universo ha raggiunto un'età compresa tra 300 e 500 milioni di anni. Naturalmente, alcuni astronomi hanno messo in dubbio il verificarsi del Big Bang e altri si sono chiesti se ci fosse qualche anello mancante nel meccanismo di formazione di stelle e galassie. L'enigma è che esistono prove osservate per le teorie esistenti, quindi nessuno sa dove la scienza stia sbagliando, ma a quanto pare la spiegazione più semplice potrebbe essere l'età dell'universo calcolata male. Ed è qui che rientra in scena l'idea dimenticata di Fritz Zwicky. Immagina per un momento che tu stia guardando un oggetto distante nel cielo, ad esempio una stella o una galassia. Se conosciamo la dimensione apparente di quell'oggetto, ovvero quanto sembra grande nella nostra visuale, e sappiamo qualcosa sulla sua dimensione fisica reale, possiamo calcolare la sua distanza. Ecco il trucco della dimensione angolare e della distanza di diametro angolare. Il concetto è simile alle esperienze quotidiane. Quando un oggetto si allontana da noi, la sua dimensione apparente diminuisce. Lo stesso principio si applica alle galassie lontane nello spazio profondo, ma c'è un limite. Osservando galassie sempre più lontane, la loro dimensione apparente sembra ridursi gradualmente fino a un certo punto. Questo punto critico si verifica a un valore speciale chiamato spostamento verso il rosso, che cade in un intervallo tra 1 e 1,5. Oltre questo intervallo di spostamento verso il rosso, la dimensione apparente delle galassie comincia nuovamente a crescere, perché in quel punto l'espansione dell'universo diventa più pronunciata. Potremmo dire che oltre questo punto critico, le galassie sembrano più grandi di quanto ci si aspetterebbe sulla base della nostra comprensione precedente. È qui che Webb ha trovato una discrepanza. Il modello LCDM attualmente accettato prevede un turnover a uno spostamento verso il rosso di 1,5, come abbiamo detto, ma Webb ha osservato un turnover a uno spostamento verso il rosso superiore a 10. Per risolvere la discrepanza e affrontare il problema delle prime galassie impossibili, il fisico teorico Raendra Gupta dell'Università di Ottawa ha proposto un nuovo approccio. Naturalmente, l'ipotesi della luce stanca di Zwicky non può spiegare da sola le osservazioni di Webb perché manca la componente di espansione. Pertanto, oltre all'ipotesi della luce stanca, Zwicky introduce un'idea chiamata cosmologia ciclica conforme, o modello CCC. Secondo questo modello, le costanti fondamentali come la velocità della luce, la costante di Planck e la costante gravitazionale non sono in realtà costanti nel tempo. Al contrario, subiscono variazioni che estendono la linea temporale dell'evoluzione dell'universo. Incorporando il modello CCC all'ipotesi della luce stanca, si fornisce una prospettiva unica sulle sfide poste dalle osservazioni delle prime galassie. Questo approccio si distingue dal modello LCDM, in cui l'universo in accelerazione è descritto da una costante lambda. Il modello CCC introduce invece un'altra costante, che spiega l'evoluzione dinamica delle costanti fondamentali nel corso del tempo cosmico. Per valutare quale modello si allinei meglio con le osservazioni, sono state esaminate diverse possibilità. Il modello luce stanca da solo. La combinazione di luce stanca con il modello CCC. Poi la combinazione di luce stanca con il modello LCDM. Ed infine il modello LCDM da solo e una versione alternativa del modello Tired Light.
Tra questi, CCC più luce stanca e LCDM più luce stanca sono di estrema importanza. Il motivo è questo grafico. Si tratta di un grafico tra i redshift e la dimensione angolare delle galassie. I segni blu rappresentano le galassie osservate a diversi livelli di redshift prima del telescopio spaziale James Webb, mentre quelli rossi sono le galassie osservate da Webb. Le diverse curve mostrano come varia la dimensione angolare delle galassie in base ai diversi modelli. Il concetto chiave riguarda il redshift delle galassie osservate. Questo parametro è importante perché ci dice quanto si sono spostate le lunghezze d'onda della luce emessa dalle galassie a causa dell'espansione dell'universo. Il redshift di circa 1,5 sembra essere un punto di svolta nei due modelli, poiché il modello LCDM mostra una discrepanza significativa rispetto alle osservazioni a redshift più elevato. Per andare più in fretta, luce stanca lo abbreviamo in TL, dall'inglese Tired Light Model. Il modello CCC più TL ha dimostrato di essere più adatto a spiegare le osservazioni, poiché suggerisce dimensioni degli oggetti a redshift più elevati da 15 a 20 volte superiori rispetto a quanto previsto dal modello LCDM. Questo lasso di tempo esteso offre alle galassie maggiori opportunità di formarsi ed evolversi in strutture massicce e luminose, fornendo una spiegazione più favorevole per le proprietà osservate delle galassie ad alto redshift. Secondo il modello CCC più TL, l'universo avrebbe un'età di circa 5,8 miliardi di anni a un redshift di 10 e di circa 3,5 miliardi di anni a un redshift di 20. Questo lasso di tempo esteso offre maggiori opportunità per la formazione e l'evoluzione delle galassie ad alto redshift. Tuttavia, ci sono alcune criticità nel modello CCC più TL. Alcune costanti fondamentali dovrebbero fluttuare nell'universo primordiale, ma gli esperimenti attuali non hanno trovato evidenze di ciò. Inoltre, la combinazione dell'ipotesi della luce stanca con il modello CCC potrebbe alterare le proprietà dello sfondo cosmico a microonde, il quale è stato studiato approfonditamente. Se l'universo seguisse effettivamente il modello CCC più TL, la sua età stimata sarebbe di circa 26,7 miliardi di anni, il che mette in discussione i calcoli precedenti e indica il potenziale per una nuova comprensione della linea temporale dell'universo. Tuttavia, la scienza non può essere modificata per adattarsi alle osservazioni, e ci sono anche delle lacune e problemi sul modello CCC più TL. Se le costanti come la velocità della luce fluttuassero davvero nell'universo primordiale, i loro effetti dovrebbero essere osservati anche negli esperimenti attuali sulla Terra. Tuttavia, numerosi esperimenti hanno fornito una forte evidenza della costanza di queste costanti fondamentali nel tempo, fino a più di un milione di anni. Inoltre, l'ipotesi della luce stanca, se combinata con il modello CCC, potrebbe alterare le proprietà spettrali del fondo cosmico a microonde. Poiché la CMB è stata ampiamente studiata e misurata, qualsiasi deviazione significativa della sua natura isotropa potrebbe rappresentare una sfida significativa al modello CCC più TL. Tuttavia, poiché il James Webb Space Telescope pone delle sfide al modello LCDM tradizionale, gli astronomi stanno attivamente esplorando idee alternative. Sarà interessante vedere quale modello si adatta alle future osservazioni che i diversi telescopi spaziali porteranno sul tavolo. Ciao a tutti da Spaziomatic. Il telescopio spaziale James Webb ha dato ancora una volta notizie entusiasmanti. Uno studio ha rivelato l'esistenza di alcune delle prime stelle, sorprendentemente da 1000 a 100.000 volte più massicce del Sole. A titolo di confronto, la stella più massiccia che conosciamo è solo 250 volte la massa del Sole. Queste stelle colossali hanno temperature all'interno del nucleo che raggiungono l'incredibile valore di 75 milioni di gradi Celsius, 5 volte più calde di quelle del Sole. Scrutando ai confini del tempo nell'universo primordiale, James Webb ha scoperto indizi di queste prime stelle gigantesche in una delle galassie più lontane conosciute. Questo straordinario studio ha il potenziale per far luce sugli albori dell'universo e svelare l'era inesplorata della storia della cosmologia. Ma come hanno fatto gli astronomi a fare questa entusiasmante scoperta? Come hanno determinato la massa di queste stelle straordinarie? E soprattutto, questa scoperta ci aiuterà a capire cosa è successo quando l'universo era all'esordio?
Il primo miliardo di anni dopo il Big Bang rimane un periodo enigmatico della storia dell'universo, avvolto da molti misteri che gli astronomi stanno ancora cercando di svelare. Durante quest'epoca l'universo era incredibilmente denso e caldo e stipava tutta la materia e l'energia in uno spazio minuscolo. Raffreddandosi gradualmente emersero le particelle fondamentali. Circa da 10 secondi dopo il Big Bang fino a 15 o 20 minuti dopo il Big Bang si verificò la nucleosintesi primordiale, che diede origine ai nuclei di deuterio, elio e litio. Circa 380.000 anni dopo il Big Bang, mentre l'universo continuava a raffreddarsi, i primi nuclei si combinarono con gli elettroni, portando alla formazione di atomi neutri in un processo noto come ricombinazione. Prima della ricombinazione, l'universo era troppo caldo per far trasparire la luce, ma questo evento critico ha liberato i fotoni dell'equilibrio termico con la materia, rendendo l'universo trasparente. La luce emessa in questo periodo è quella che oggi osserviamo come fondo cosmico a microonde o radiazione CMB. Poco dopo il rilascio della CMB iniziò una misteriosa epopea nota come età oscura, durante la quale non esistevano né stelle né galassie. Sono poche le informazioni disponibili su questo periodo, che si ritiene sia durato circa 100-300 milioni di anni. Durante questo periodo, le nubi di gas collassarono, portando alla formazione delle prime stelle e galassie. L'evoluzione di queste stelle iniziali emetteva una luce ultravioletta molto energetica e causavano anche molti eventi catastrofici come supernove o ipernove, rilasciando moltissime radiazioni. Questi processi energetici hanno riscaldato l'idrogeno neutro circostante, dando inizio alla reionizzazione dell'idrogeno. Questa trasformazione ha liberato l'universo dalla coltre di nubi di gas idrogeno neutro, rendendolo trasparente alla luce ultravioletta. Circa un miliardo di anni dopo il Big Bang, l'universo si era evoluto in un ambiente vivace, pieno di stelle e galassie luminose, simile a uno zoo cosmico con una ricca varietà di oggetti celesti. Le tempistiche esatte del periodo buio della formazione delle prime stelle e della reionizzazione sono ancora oggetto di ricerca, e le osservazioni al momento disponibili hanno dato forma al modello migliore della cronologia del nostro universo. Tuttavia, l'arrivo del James Webb Space Telescope ha aggiunto ulteriore suspense alla nostra comprensione dell'universo. Universo primordiale. Con la sua impareggiabile capacità di scrutare regioni del cielo precedentemente inaccessibili al telescopio spaziale Hubble, James Webb ha rivoluzionato la nostra esplorazione dell'universo primordiale. Le osservazioni di Webb hanno svelato galassie completamente evolute esistenti a redshift molto elevati. Questa scoperta solleva due domande importanti. In primo luogo, quali sono le condizioni dell'universo primordiale che mancano nei nostri modelli e che hanno accelerato l'evoluzione e la crescita di queste galassie? Questo ci porta direttamente al secondo problema, ovvero il periodo in cui sono nate le prime stelle. Si sono formate prima o dopo 100 milioni di anni dal Big Bang? In caso contrario, quali caratteristiche o condizioni uniche dell'universo hanno portato alla nascita di galassie ricche di elementi pesanti, completamente evolute nelle sue fasi iniziali? Studiando queste galassie ad alto redshift scoperte da Webb, alcuni scienziati hanno pensato fuori dagli schemi. Lo studio ha adottato un approccio innovativo, è stata messa in discussione la natura di queste prime stelle e il loro ruolo nell'evoluzione delle galassie ad alto redshift. Questa linea di pensiero ha aperto la strada a questa ricerca, ed è qui che entrano in gioco le osservazioni del James Webb Space Telescope, che forniscono intuizioni cruciali sull'universo primordiale. Il James Webb Space Telescope ha effettuato osservazioni significative di una galassia lontana chiamata GNZ11, situata nell'universo ad alto redshift. GNZ11 è una delle galassie più remote, esistendo da circa 440 milioni di anni dopo il Big Bang. La sua luce ha percorso un'incredibile distanza di circa 13,3 miliardi di anni attraverso lo spazio in espansione per arrivare fino a noi. Vale la pena ricordare che il telescopio spaziale Hubble aveva già scoperto GNZ11 nel 2016, tuttavia quando gli astronomi hanno osservato GNZ11 con Webb hanno trovato qualcosa di strano nel suo spettro. Il mezzo interstellare della galassia mostrava una quantità insolitamente elevata di azoto rispetto all'ossigeno, indicando un rapporto azoto-ossigeno eccezionalmente alto. In effetti, il rapporto di abbondanza isotopica tra azoto e ossigeno in GNZ11 è circa 4 volte superiore a quello che si osserva nel Sole e circa un ordine di grandezza superiore a quello che si osserva di solito nelle galassie vicine. Ma perché gli astronomi sono così curiosi di questo rapporto? Che cosa significa realmente?
Il rapporto di abbondanza isotopica è un indicatore cruciale della composizione chimica di una stella, tipicamente espresso come il logaritmo del rapporto tra due elementi metallici nella stella rispetto alla loro abbondanza nel Sole. Non sai cos'è un logaritmo? Immagina di avere un numero, diciamo B, che è positivo e maggiore di 1. Ora vogliamo trovare un altro numero, chiamiamolo X, che elevato alla potenza di qualcosa ci dia il numero B. In termini matematici stiamo cercando di risolvere l'equazione X elevato ad Y uguale b, dove y è l'esponente a cui eleviamo x per ottenere b. Il logaritmo entra in gioco proprio per aiutarci a trovare l'esponente y. In altre parole, il logaritmo ci dice a quale potenza dobbiamo elevare x per ottenere il numero b. Il logaritmo di b in base x si scrive come il logaritmo in base x di b, quindi l'equazione sopra può essere riscritta utilizzando il logaritmo logaritmo in base x di b uguale y. Il logaritmo è essenzialmente una funzione matematica che ci permette di trovare l'esponente a cui dobbiamo elevare una base x per ottenere un certo numero b. Per esempio, il rapporto di abbondanza tra ferro e idrogeno è definito come il logaritmo del rapporto tra ferro e idrogeno trovato in una stella rispetto allo stesso rapporto nel Sole. Analizzando questi rapporti di abbondanza, gli astronomi possono raccogliere preziose informazioni sull'origine della stella e i suoi processi evolutivi, poiché i diversi elementi chimici nelle stelle sono prodotti attraverso diversi meccanismi. Inoltre, il rapporto di abbondanza fornisce persino informazioni sull'età e sulla temperatura del nucleo della stella. Un esempio famoso è il grande oscuramento di Betelgeuse, iniziato alla fine del 2019. Durante l'evento, la temperatura della stella è scesa di circa 200 gradi centigradi. Il calo di temperatura è stato determinato analizzando il rapporto tra le linee spettrali del vanadio 1 e del ferro 1, che è aumentato di 1,9 volte. Questo calo di temperatura è stato ulteriormente confermato dallo studio dello spettro infrarosso della supergigante rossa. Ma cosa suggerisce l'elevato rapporto di abbondanza tra azoto e ossigeno in GnZ11? I particolari rapporti di abbondanza osservati nello spettro di GnZ11 trovano una spiegazione plausibile negli ammassi globulari, che sono antichi, massicci e densi gruppi di stelle che si sono formati nell'universo primordiale. Questi ammassi si trovano in quasi tutte le galassie, occupando posizioni nell'alone e nei bulbi galattici di galassie a spirale come la Via Lattea. In particolare, la nostra galassia contiene più di 150 ammassi globulari, mentre la galassia spirale vicina, Andromeda, ne ospita circa 300. Le prove scientifiche suggeriscono che la maggior parte delle stelle all'interno di questi ammassi globulari si è formata attraverso un processo di miscelazione di gas con idrogeno caldo e altri elementi chimici espulsi dalla morte esplosiva di stelle più vecchie e di breve durata. Queste stelle più vecchie rilasciano metalli pesanti nel gas circostante, arricchendolo e fornendo le condizioni necessarie per la formazione di nuove stelle. Questo fenomeno è già stato osservato negli ammassi globulari della Via Lattea. I ricercatori sono stati incuriositi dall'idea di verificare se lo stesso fenomeno osservato negli ammassi globulari qui nelle galassie moderne fosse applicabile anche nelle galassie ad alto redshift. Questo li ha portati a esplorare la natura degli inquinanti responsabili dell'elevato rapporto tra azoto e ossigeno indicativo della presenza di azoto. Si è scoperto che affinché una stella produca azoto, l'idrogeno deve subire una fusione in elio attraverso un processo noto come ciclo CNO, che richiede temperature estremamente elevate che raggiungono diverse decine di milioni di gradi Celsius. Queste condizioni possono essere raggiunte solo da stelle supermassicce, con masse che vanno da 1000 a 100.000 volte quella del Sole. Si pensa che la formazione di queste stelle supermassicce sia avvenuta all'interno di ammassi globulari nell'universo primordiale, composti da milioni di stelle che raccoglievano gas e polvere a un ritmo rapido. Questo processo di accrescimento avrebbe portato a collisioni stellari, con conseguente formazione di queste stelle massicce. Studi approfonditi hanno rivelato che questo scenario di formazione di stelle supermassicce si allinea con le osservazioni dei rapporti di abbondanza, sia negli ammassi globulari che nella galassia GnZ11 ad alto redshift. Questa scoperta implica che sia gli ammassi globulari sia GnZ11 possiedono lo stesso tipo di inquinatori, le stelle supermassicce, responsabili di arricchire i loro ambienti di elementi pesanti come l'azoto. Gli astronomi hanno anche preso in considerazione la possibilità che le stelle Wolf-Rayet, in particolare quelle con forti venti stellari, siano stati i potenziali inquinatori in GnZ11.
In questo scenario, l'eventualità di stelle supermassicce è stata esclusa, poiché i venti delle stelle massicce in rotazione sono composti principalmente da composti che bruciano idrogeno, come azoto e ossigeno. Se GNZ-11 ospitava tali stelle massicce rotanti, l'analisi suggerisce che i loro venti potrebbero effettivamente spiegare il peculiare rapporto di abbondanza osservato. Tuttavia, è fondamentale notare che questa spiegazione sarebbe applicabile solo in un intervallo di tempo limitato. Sebbene la possibilità che i venti delle stelle massicce in rotazione siano gli inquinatori di GNZ-11 sia relativamente bassa, gli astronomi non possono escludere completamente questo scenario. Le osservazioni di James Webb hanno aperto le porte a scenari completamente nuovi che coinvolgono le prime stelle supermassicce. Questo ci ha aiutato a migliorare la nostra comprensione dell'universo primordiale e della natura delle prime stelle. Ma c'è un'altra possibile scoperta fatta da Webb che dovete conoscere. Oltre alle stelle supermassicce, Webb ha trovato anche prove delle prime stelle oscure dell'universo primordiale. Le stelle oscure, che si formano al centro delle protogalassie con un mix di materia ordinaria e materia oscura, subiscono un processo unico, chiamato annichilazione, quando le particelle di materia oscura si scontrano con le loro antiparticelle rilasciando energia. Questo nuovo studio rivela che le stelle oscure sono alimentate dall'energia termica prodotta dall'annichilazione della materia oscura, a differenza delle stelle convenzionali che si basano sulla fusione nucleare. Nonostante il loro nome, le stelle oscure sono composte prevalentemente da materia ordinaria, come idrogeno ed elio, con una presenza minima di materia oscura, pari a meno dello 0,1%. Crescendo, queste stelle accumulano materia dall'ambiente circostante, trasformandosi in stelle oscure supermassicce, con masse fino a 1 milione di volte il Sole e luminosità superiori a 10 miliardi di volte quella del nostro Sole. Alla fine del loro ciclo di vita, queste stelle oscure supermassicce potrebbero essere la causa che ha permesso i buchi neri supermassicci che osserviamo oggi nell'universo. I buchi neri supermassicci rimangono un mistero. Hanno accumulato troppa massa in troppo poco tempo, visto che l'universo è relativamente appena nato. Volete un video che si concentra sulle stelle scure o nere e il loro possibile collegamento con i buchi neri supermassicci? Fatecelo sapere nei commenti. Benvenuti in questa nuova puntata su Spaziomatic. Nel vasto universo, gli scienziati sono sempre alla ricerca di nuovi pianeti che potrebbero ospitare la vita, ed uno che negli ultimi anni ha saputo attirare particolare attenzione è K2-18b, un esopianeta che si trova al di fuori del nostro sistema solare. Vi domanderete come il pianeta extrasolare abbia suscitato grande curiosità tra gli astronomi, soprattutto dopo esserci detti che la lista di esopianeti simili alla Terra sia piuttosto breve e che la selezione di pianeti nella ricerca sia altrettanto selettiva. Ebbene, questo K2-18b ha delle caratteristiche uniche nel suo genere. Nel corso degli anni, gli scienziati hanno raccolto sempre più informazioni su K2-18b e ogni nuova scoperta rendeva la ricerca ancora più avvincente. Solo l'anno scorso gli astronomi hanno potuto dare un'occhiata all'atmosfera di questo misterioso pianeta e ciò che hanno trovato ha fatto accendere la speranza. Hanno infatti scoperto la presenza di vapore acqueo nell'atmosfera di K2-18b, insieme a temperature che potrebbero potenzialmente permettere la vita. Questa è una notizia emozionante perché indica che potrebbe esserci acqua liquida sulla sua superficie, un elemento chiave per la vita come la conosciamo. Per arrivare a queste conclusioni, gli astronomi hanno analizzato una serie di dati sull'esopianeta, come la sua massa, il suo raggio e l'atmosfera, ed i dati riscontrati hanno aiutato a determinare se K2-18b può essere un luogo adatto alla vita. Prima di continuare ad analizzare questo pianeta straordinario e provare a darci una risposta, ricordati di attivare la campanella e di iscriverti al nostro canale. Come dicevamo, K2-18b è un pianeta molto particolare. Ha una massa 8 volte superiore a quella della Terra e orbita attorno ad una stella nana rossa a una distanza di 111 anni luce da noi. È stato scoperto nel 2015 grazie al telescopio spaziale Kepler della NASA, che ha permesso successivamente agli scienziati di esplorare l'area e scoprire nel 2017 un secondo pianeta, chiamato K2-18c, che orbita maggiormente in prossimità della stella. Questa è una stella piccola e relativamente fredda.
Normalmente queste tipologie si trovano sulla sequenza principale del diagramma Hertzsprung-Russell, ossia uno strumento teorico che ci aiuta a relazionare la temperatura efficace e la luminosità delle stelle. Sulla sua ascissa troviamo la temperatura efficace, mentre sull'ordinata troviamo la luminosità. Sulla base di queste due caratteristiche fondamentali, questo diagramma ci permette di studiare e classificare le stelle. Le nane rosse sono classificate come stelle di tipo spettrale M e hanno una colorazione fotosferica che varia tra giallo intenso e arancione. In più ha una massa compresa tra 0,4 e 0,08 volte quella del Sole. Questo tipo di stelle è estremamente comune nell'universo. K2-18b ha un periodo orbitale di 33 giorni, il che significa che impiega 33 giorni per completare un'orbita intorno alla sua stella. La temperatura d'equilibrio è di circa 257 gradi Kelvin, che è molto vicina alla temperatura di equilibrio terrestre di 255 gradi Kelvin. Continuando il nostro viaggio nella scoperta dell'esopianeta K2-18b, ci accorgiamo che questo pianeta ci presenta ancora molti enigmi da risolvere. In base alle sue dimensioni, gli scienziati ritengono che potrebbe essere una super Terra o un mini Nettuno. Inizialmente, dato il raggio, era stato classificato come un mini Nettuno senza superficie solida, mentre nel 2017, dopo ricerche ulteriori, sono stati ipotizzati ben due scenari, ma da super Terra. Il primo include la possibilità che il pianeta possa essere roccioso e con acqua liquida in superficie. Il secondo è che il pianeta possa invece essere ricoperto da uno spesso mantello ghiacciato. Solo nel 2020 sono arrivate altre ipotesi che vedono la possibilità di un pianeta oceanico, ma in cui la temperatura riesca a garantire l'acqua liquida nonostante l'alta pressione dell'atmosfera. Essendo il pianeta più grande rispetto alla Terra, ma non capace di raggiungere le dimensioni di Nettuno, è stato coniato da studiosi di Cambridge nel 2021 il termine ICEAN, dall'unione del termine inglese idrogeno e da oceano. Oltre ad identificare K2-18b, è un termine utile per poter ampliare la ricerca di abitabilità planetaria, specialmente per il fatto che nel corso delle ricerche extrasolari sono sempre avvenute due distinzioni tra i pianeti rocciosi, superterre, e quelli gassosi, mini Nettuno, dando ora un margine più ampio di ricerca. Ciò che rende K2-18b ancora più interessante è la sua posizione all'interno della zona abitabile della sua stella. Questo, rispetto alle ipotesi precedentemente analizzate, ci consente di avere un dato che possa in parte confermare che K2-18b potrebbe avere le condizioni adatte per ospitare acqua liquida sulla sua superficie. Un elemento fondamentale per la vita come la conosciamo. Gli scienziati avevano creato un modello per simulare K2-18b ed è facendo così che con le informazioni raccolte sono state avanzate le precedenti ipotesi sulla composizione di questo esopianeta. Nel caso di un mondo oceanico, il modello suggerisce che le pressioni e le temperature potrebbero essere simili a quelle degli oceani terrestri. Questo aprirebbe nuove possibilità per la presenza di vita su K2-18b, anche se ancora non abbiamo prove definitive. Sappiamo quindi che l'atmosfera di K2-18b non è solo composta da vapore acqueo come si credeva inizialmente. È anche ricca di idrogeno e se questo pianeta fosse stato un mini Nettuno potrebbe aver avuto uno strato significativo di idrogeno che circonda uno strato di acqua ad alta pressione. Ma se questo strato di idrogeno fosse stato troppo spesso sarebbe aumentata la temperatura e la pressione dell'esopianeta rendendolo inospitale per la vita che conosciamo. Per comprendere meglio la composizione atmosferica di K2-18b il team di ricerca ha analizzato i dati disponibili. Hanno cercato di determinare se la quantità di vapore acqueo rilevabile fosse significativa ed hanno scoperto che la presenza di altre sostanze chimiche come metano e ammoniaca era inferiore alle aspettative. La ricerca su K2-18b continua a evolversi e ogni scoperta ci avvicina sempre di più alla comprensione di questo misterioso pianeta. Gli scienziati, infatti, hanno scoperto che l'involucro di idrogeno che circonda questo pianeta potrebbe rappresentare dal 6% fino a un milionesimo della sua massa. Sulla base di questi risultati, i ricercatori ritengono che K2-18b potrebbe essere potenzialmente abitabile e in grado di sostenere l'acqua liquida sulla sua superficie. Questa scoperta apre nuove prospettive nella ricerca di vita oltre la Terra. I modelli sviluppati dai ricercatori indicano che K2-18b potrebbe essere un pianeta che sfida le nostre aspettative.
Infatti, fino ad ora, la ricerca di pianeti potenzialmente abitabili si è concentrata principalmente su piccole rocce come la Terra. Ma K2-18b ci dimostra che anche i pianeti più grandi potrebbero offrire condizioni favorevoli alla vita. Dal 2021 è stato rilevante anche il nostro James Webb Telescope per analizzare K2-18b, uno strumento ad infrarossi che ci ha permesso nel corso degli anni di avere una visione ancora più chiara del nostro esopianeta, specialmente nell'ultimo periodo, poiché questa volta tra i dati raccolti c'è qualcosa che ha fatto fremere i ricercatori. Hanno trovato una grande quantità di metano e anidride carbonica nella sua atmosfera, responsabili rispettivamente dell'1% circa della composizione dell'aria su quel pianeta. Ma la cosa più affascinante è la presenza di una molecola chiamata dimetilsolfuro, o DMS. Il dimetilsolfuro è una molecola composta da zolfo, carbonio e idrogeno, prodotta sulla Terra solo da organismi come il fitoplancton. Il dimetilsolfuro è principalmente emesso dal fitoplancton negli ambienti marini sulla Terra. La sua presenza su K2-18b, se confermata, sarebbe una scoperta straordinaria. Bisogna però ricordare che al momento attuale, anche se il pianeta si trova nella zona abitabile e ospita molecole contenenti carbonio, ciò non implica necessariamente che possa sostenere la vita. L'oceano potrebbe essere troppo caldo per permettere lo sviluppo di forme di vita simili alle nostre. Nonostante ciò, gli esperti della NASA sono cauti nel trarre conclusioni affrettate. La presenza del DMS su K2-18b è un risultato meno certo rispetto alla scoperta dei composti del carbonio. Sarà necessario ripetere e convalidare l'osservazione per confermare se il DMS è effettivamente presente nell'atmosfera di K2-18b a livelli significativi. Il James Webb Space Telescope continuerà ad aiutarci e ad esplorare l'atmosfera di K2-18b per avere ulteriori indizi sulla sua composizione e per avere una maggiore chiarezza su ciò che questo esopianeta può offrirci. Alcuni degli studiosi parlano del James Webb Space Telescope capace di una precisione paragonabile ad almeno 8 osservazioni con il precedente Hubble. Sulla base di questo, quindi, potremmo aspettarci ancora più dettagli prossimamente. La storia di K2-18b, infatti, ci insegna che l'universo è pieno di sorprese e che la vita potrebbe esistere in mondi che ancora non possiamo immaginare. Siamo solo all'inizio della nostra esplorazione e ogni scoperta ci spinge a continuare a cercare risposte alle nostre domande più profonde sull'esistenza di vita al di là del nostro pianeta Terra. Nel lontano 1929, un famoso astronomo chiamato Edwin Powell Hubble ha scoperto qualcosa di incredibile sull'universo. Ha osservato e reso noto che l'universo non era fermo, ma si sta espandendo costantemente. Questa espansione è stata causata da una grande forza sprigionata dal cosiddetto Big Bang, avvenuto 14 miliardi di anni fa. E questa forza ha continuato ad accelerare la massa dell'universo fino al giorno d'oggi. Ogni stella, a causa dei processi di fusione nucleare che avvengono al suo interno, emette radiazioni con diverse caratteristiche. Quando queste radiazioni attraversano lo spazio e vengono analizzate da uno strumento chiamato spettrografo, si possono osservare delle linee o bande che formano lo spettro di assorbimento della stella. Tra il 1910 e il 1925, gli scienziati hanno notato che queste linee spettrali delle stelle e delle galassie si stavano muovendo verso il colore rosso. Questo fenomeno, chiamato redshift, può essere spiegato dall'effetto Doppler. Cioè, quando un osservatore e una sorgente di radiazioni si allontanano l'uno dall'altro, la lunghezza d'onda apparente delle radiazioni aumenta. E questo sposta lo spettro elettromagnetico verso il colore rosso. Questa scoperta ci porta a una conclusione straordinaria. E se le galassie si stanno quindi allontanando l'una dall'altra e si spostano verso il colore rosso, significa che in passato dovevano essere molto più vicine tra loro. Possiamo immaginare quindi che tornando indietro nel tempo fino a 14 miliardi di anni fa, tutta la massa dell'universo si trovava concentrata in un unico punto. Questo punto è ciò che chiamiamo il Big Bang. Il redshift, ossia lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali, è una prova concreta a sostegno della teoria del Big Bang. Ciò significa che l'espansione dell'universo e l'origine dell'universo stesso sono strettamente collegati. In seguito all'avvento del Big Bang, sappiamo quindi che l'universo è sì in espansione, ma a che velocità?
Fino a qualche tempo fa, i calcoli basati su modelli cosmologici formati dalle migliori menti avevano dato una tempistica di espansione che però ad oggi non risulta calibrata alla realtà. Ci sono infatti delle nuove scoperte che hanno sconvolto le nostre conoscenze sull'universo. Tutto è partito da un recente studio condotto da Adam Riess, un fisico vincitore del premio Nobel per la fisica nel 2011, che ha rivelato che l'universo si sta espandendo molto più velocemente di quanto si pensasse in precedenza. In passato, il consorzio Planck ha fornito dati provenienti dal telescopio spaziale Planck dell'ESA, che hanno confermato il modello cosmologico standard. Tuttavia, c'è stata una discrepanza tra le misurazioni fatte con i parametri cosmologici relativi all'universo primordiale da Planck e quelle fatte con metodi astrofisici dell'universo attuale dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Questa discrepanza riguardava il tasso di espansione dell'universo e rappresentava una differenza di alcuni punti percentuali. Per capire quanto velocemente si sta espandendo l'universo, un gruppo di scienziati ha analizzato i nuovi dati raccolti dal telescopio Hubble su 70 stelle pulsanti chiamate Cefeidi nella grande nube di Magellano. Grazie a queste informazioni sono riusciti a calcolare con molta precisione che il tasso di espansione, chiamato costante di Hubble, è di 74,03 km al secondo per megaparsec. Di grande aiuto è stato anche il James Webb Telescope, utilizzato sempre da Riess per osservare questo gruppo di stelle grazie alla perfetta visibilità nell'infrarosso del telescopio. Ma cos'è per gli studiosi questo gruppo di stelle e che cos'è la costante di Hubble? In primo luogo, la costante di Hubble è indicata con H0 e prende chiaramente il nome dall'astrofisico che, insieme alla Lemaître, scoprì a fine anni 20 il fenomeno di movimento ed espansione dell'universo. La costante di Hubble è calcolata in megaparsec ed una sola unità di megaparsec corrisponde a 3,26 milioni di anni luce. La costante di Hubble come misurazione utilizza una scala della distanza cosmica ed il primo step è caratterizzato proprio dalla calibrazione della luminosità delle Cefeidi. Infatti, le Cefeidi, da tempo, vengono utilizzate come punto di riferimento per calcolare la distanza dalle galassie in cui si trovano. E questa metodologia risulta utile anche per misurare la distanza di altri oggetti più lontani e di conseguenza la velocità con cui si stanno allontanando dalla Terra. In ogni modo, la stima ottenuta dai nuovi dati ha permesso di ridurre l'incertezza sul valore della costante di Hubble, che è una misura importante per determinare l'età dell'universo. Prima l'incertezza era del 2,2%, ma adesso è stata ridotta all'1,9%. Utilizzando questi nuovi dati, il professor Riess e il suo team hanno calcolato che l'universo si sta espandendo più velocemente rispetto a quanto si pensava in precedenza. Secondo il telescopio Planck, infatti, l'espansione avviene a un tasso di 67,4 km al secondo per megaparsec. Questo significa che l'universo si sta espandendo più velocemente del 9% rispetto alle stime precedenti. Secondo quanto riportato dai ricercatori, la possibilità che la differenza tra le misurazioni del tasso di espansione attuale e il valore calcolato basandosi sull'espansione dell'universo primordiale è di appena 1 su 100.000. Il professor Riess ha commentato che la discrepanza è così grande che è davvero difficile spiegarla come una semplice casualità. Riess spiega anche che si stanno misurando due cose fondamentalmente diverse. Da un lato si misura la velocità con cui l'universo si sta espandendo oggi, come la percepiamo noi. Dall'altro lato si fa una previsione basata sulla fisica dell'universo primordiale e sulla velocità con cui dovrebbe espandersi. Se questi valori sono discordanti, è molto probabile che ci sia qualcosa che manca nel modello cosmologico che collega le due epoche. Al momento la discrepanza tra questi due valori rimane ancora un mistero. Riess afferma che sembra più probabile che sia necessario qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso per spiegarlo, come forse una nuova comprensione della fisica. Il suo team di ricercatori continuerà in ogni modo ad utilizzare i dati del telescopio spaziale Hubble per ridurre l'incertezza nella misurazione della costante di Hubble. L'obiettivo è ridurla all'1% e finalmente capire la causa di questa discrepanza. Questa differenza tra la velocità di espansione dell'universo antico rispetto a quella dell'universo più recente viene chiamata tensione di Hubble, riferendosi anche alla costante come dicevamo in precedenza. Negli ultimi anni la dottoressa Wendy Friedman dell'Università di Chicago ha condotto uno studio interessante per stimare la costante di Hubble.
Questa stima si differenzia dalle precedenti perché si basa su un gruppo specifico di stelle giganti rosse, che agiscono come lampadine con una potenza nota. Queste stelle giganti rosse sono considerate candele standard, poiché hanno una luminosità intrinseca conosciuta. Secondo Friedman, la sua stima indipendente della costante di Hubble è di 69,8 km al secondo per megaparsec, che si colloca a metà tra le altre due misurazioni. Tuttavia, l'accurato lavoro del suo team potrebbe ancora contenere errori non rilevati che potrebbero influenzare l'analisi, creando una possibile discrepanza. Inoltre, Friedman sottolinea che ci sono alcune fonti di incertezza inevitabili nel calcolo. Una di queste è il fatto che ci sono solo tre galassie abbastanza vicine alla Via Lattea da poter misurare direttamente le loro distanze. Tuttavia, la scala delle distanze cosmiche si basa proprio su queste galassie. Come afferma Friedman, non sono molte, ma è tutto ciò che abbiamo a disposizione. In conclusione, l'approccio di Friedman utilizzando le stelle giganti rosse come candele standard alternative fornisce una stima interessante della costante di Hubble. Ma è importante considerare che potrebbero ancora esserci errori non rilevati e fonti di incertezza nel calcolo. Tenendo invece conto del fatto che se la tensione sulla costante di Hubble riflettesse effettivamente la realtà fisica, potrebbe essere necessario aggiungere un nuovo elemento alla lista degli ingredienti fondamentali dell'universo. Una delle possibili spiegazioni di cui si è maggiormente tenuto conto è l'energia oscura precoce, ipotizzata come esistente per una breve durata, formatasi circa 50.000 anni dopo il Big Bang. In teoria, un breve periodo di emissione di energia oscura potrebbe aver influenzato l'espansione dell'universo primordiale, spiegando così la tensione di Hubble senza mettere in discussione il modello standard della cosmologia. Tuttavia, se consideriamo questa ipotesi, la stima dell'età dell'universo formulata dai cosmologi diminuirebbe da 13,8 miliardi di anni attuali a circa 13 miliardi di anni. Non ci sono prove definitive che confermino l'esistenza dell'energia oscura precoce, ma ci sono indizi interessanti. Per esempio, nel 2021, il team del telescopio Atacama Cosmology in Cile, che studia il fondo cosmico a microonde, ha affermato che un modello che include l'energia oscura precoce si adatta meglio ai loro dati rispetto al modello cosmologico standard. Tuttavia, i risultati del telescopio Planck sono discordanti, quindi saranno necessarie ulteriori osservazioni per risolvere questa questione. Inoltre, il telescopio spaziale James Webb, lanciato il 25 dicembre 2021, dovrebbe aiutare gli astronomi a verificare le misurazioni relative a determinate stelle. La dottoressa Friedman afferma che attualmente si sta lavorando al limite del possibile e che passo dopo passo verranno a capo di questo dubbio. Benvenuti di nuovo su Spaziomatic. Settimana dopo settimana ci troviamo insieme per discutere di alcuni degli aspetti più curiosi e sensazionali della storia dell'universo e anche un po' per celebrare le menti dei nostri studiosi e scienziati che ci tramandano queste informazioni, che sanno condividere queste meraviglie e che creano strumenti come il James Webb Space Telescope, che danno la possibilità di poter arrivare a scoprire quello che indietro negli anni non si pensava che avremmo potuto conoscere così tanto. Come forse avrete intuito, il protagonista di oggi è il James Webb Telescope, e nei giorni precedenti è arrivato a trasmetterci delle immagini del centro della galassia, piene di tante nuove sorprese. Per esplorare con noi l'avventura del telescopio più seguito degli ultimi tempi, continua a seguirci. Prima, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per supportarci e di attivare la campanella, in modo da non perderti nessun aggiornamento. Sarà perché l'abbiamo sentito nominare così spesso, ma il James Webb è stato lanciato solo nel dicembre del 2021. Sono passati solo 2 anni, ma la sua straordinarietà ha saputo donargli riconoscimenti meritati. Tra le ultimissime notizie del James Webb Space Telescope, ha immortalato nelle sue immagini una regione misteriosa e nascosta, denominata Sagittarius C. Questa regione è un'ampissima area, molto centrale nella Via Lattea. Sagittarius C si estende per ben 50 anni luce ed è considerata una nursery di protostelle, cioè stelle appena nate e circondate da altre considerate più adulte. Queste immagini sono importantissime per 2 motivi. Il primo è perché queste immagini consentono agli studiosi di testare le teorie sviluppate sulla formazione di stelle massicce in questo specifico ambiente.
Il secondo motivo, invece, è per il fatto che nessuna immagine di quell'area era mai stata registrata. Nello specifico, però, non erano mai stati raccolti dati nell'infrarosso di questa regione. Se parliamo delle zone centrali della nostra Via Lattea, diamo uno sguardo più ampio per capire meglio. Con centro della Via Lattea ci riferiamo alla luce brillante che è presente in quest'area, definibile anche come rigonfiamento galattico. Si trova a ben 25.000 anni luce dalla Terra. Cosa potremmo vedere quindi avvicinandoci? Noteremmo subito una zona più densa in cui si trovano moltissime stelle a poca distanza tra di loro. Così è presente un buco nero e stelle massive, cioè stelle molto calde e luminose, tipicamente di spettro O, B e W, chiamate anche stelle blu per il loro colore. La presenza di tutte queste stelle sembra essere dovuta ad un improvviso sciame di attività stellare, come collisioni galattiche e improvvisi flussi di gas provenienti dalle zone più esterne. Le onde di gas che si sono generate, ricordando molto la struttura di una nebulosa scura, hanno fatto in modo di dare vita alla zona densa di cui parlavamo poco fa, e che in un secondo momento hanno iniziato a diventare le stelle che vediamo immortalate. Molte altre strutture simili esistono in tutta la galassia e normalmente sono prodotte da piccole polveri stellari, che potrebbero essere composte da monossido di carbonio, azoto ed altri componenti che bloccano la luce. Sicuramente la presenza di tutto questo gas non ci consente uno studio approfondito e diretto, perché tende a nascondere quest'area. Però grazie ai raggi X e all'infrarosso riusciamo ad avere un occhio su altri soggetti sicuramente più visibili e riconoscibili. Inoltre, questa zona, essendo colma di radiazioni, crea queste strutture di nebulosa, ma non ne si comprende il reale motivo del perché si formino proprio in quell'area e soprattutto come riescano ad esistere nonostante la densità altissima di Sagittarius C. Nelle immagini, gli studiosi sono riusciti ad individuare tantissimi resti di supernova molto grandi, addirittura di 240 anni luce di diametro. Alcune di queste supernove sembravano avere una potenza impattante, anche con una forza di 100 volte superiore alla norma, ma c'è l'ipotesi che questo possa essere stato dovuto ad una grossa compressione. Le stelle presenti in quest'area si aggirerebbero intorno alle 500.000. Tra queste è presente una protostella dalla massa superiore al nostro Sole di ben 30 volte. Queste immagini sono state dovute alla NIRCam, acronimo di Near Infrared Camera, posta sul James Webb Space Telescope. È proprio questo strumento che ha permesso l'individuazione dell'emissione di idrogeno ionizzato. Questo strumento è molto utile per studiare il processo delle prime galassie o le popolazioni di stelle nella Via Lattea e della cintura di Kuiper. È uno strumento dotato di coronografi, cioè strumenti ottici per osservare la corona solare e la cromosfera del Sole. In generale utile per l'esaminazione di oggetti deboli intorno a corpi luminosi e per determinare le caratteristiche dei sistemi stellari. Riescono a fare questo bloccando la luce degli oggetti luminosi, dando la possibilità di cogliere le caratteristiche dell'oggetto preso in esame. La NIRCam è uno strumento normalmente molto utile perché serve anche come sensore e necessario per le operazioni di controllo e di rilevamento. Il James Webb è dotato anche di un altro strumento molto utile, cioè il NIRSPEC, che sta per Near Infrared Spectrograph. Il NIRSPEC è uno strumento che studia la luce del vicino infrarosso e può rilevare lunghezze d'onda da 0,6 a 5 micrometri. Ha tre modalità operative che consentono di ottenere immagini ad alta risoluzione. Usa un prisma o uno spettroscopio a lunga fenditura per analizzare la luce degli oggetti. Questo strumento è molto avanzato e si basa su una tecnologia già utilizzata con successo da un altro telescopio spaziale. Uno spettrografo in questo caso serve per analizzare la luce di un oggetto e studiarne le proprietà fisiche, come temperatura, massa e composizione chimica. Quindi per raccogliere la luce dei corpi lontani, il NIRSPEC utilizza microotturatori che possono aprire e chiudere per selezionare la luce da osservare. In sintesi, questo permette di evitare che la luce interferente di oggetti vicini e luminosi disturbi le misurazioni. Chiusa questa parentesi sulla tecnologia del James Webb, torniamo a ragionare su questa immagine da cui gli scienziati sembrano essere estremamente interessati. Nello specifico, il loro interesse si volge all'analisi di un elemento che spicca particolarmente nell'immagine trasmessa.
ossia le strutture dette aghiformi dell'idrogeno ionizzato, considerate totalmente insolite. Per via della traiettoria seguita, gli studiosi sembrano evidenziare che potrebbe trattarsi di una linea magnetica dove gli aghi in questione sono meno vincolati ed hanno occasione di puntare senza una direzione precisa. Quindi sì, l'origine magnetica conferisce a questa struttura di muoversi in modo più caotico. Il che significa che davanti a noi si sta sviluppando una regione turbolenta, non solo per il magnetismo, ma anche per i forti venti e molte radiazioni. Un'altra forma altrettanto interessante per gli studiosi sono i filamenti galattici, di cui c'è traccia in tutta la galassia. Nello specifico, questi filamenti fanno parte di una delle strutture più grandi dell'intero universo, e di questi sono presenti tre sottocategorie, come i complessi di superammassi, muri di galassie ed i piani di galassie. Praticamente sono quelli che formano i confini tra i vuoti dell'universo. In più, per capirci, i filamenti seguono la ragnatela di stringhe della materia oscura nel modello standard dell'evoluzione dell'universo. Una cosa che risulta chiara è che questi filamenti danno segni di attività magnetica. Un po' come succede con Sagittarius B, che a sua volta emette delle radiazioni e si percepiscono le attività anche del buco nero. La distanza che c'è tra queste due aree di 350 anni luce suggerisce anche che l'esplosione del buco nero sia avvenuta 350 anni fa, e da quello che si ipotizza, il buco nero in questione sembra aver avuto un'esplosione ben più alta rispetto alla norma e dalle radiazioni un milione di volte superiori a quelle attualmente presenti nelle due aree. In ogni modo, sappiamo che il James Webb Space Telescope sta continuando a fornire dettagli interessanti sull'universo. Vediamo qualcuno dei suoi progressi. Il primo segnalato negli ultimi anni riguarda un'immagine a colori rilasciata dalla NASA il 12 luglio del 2022. L'immagine, anche questa spettacolare, è rinominata Webb's First Deep Field. La cosa interessante è che lo stesso giorno non è stata presentata solo questa immagine, ma è stata illustrata anche la composizione di un pianeta extrasolare, denominato WASP-96b. Che viene considerato simile a Giove, con una massa del 50% inferiore. Tra le altre missioni di ricerca e di osservazione, il James Webb Space Telescope sembra aver rilevato il 24 agosto 2022 dell'anidride carbonica nell'atmosfera di un esopianeta, il gigante gassoso WASP-39. Tutto questo tramite alcune tecniche di spettroscopia di assorbimento, cioè lo studio di uno spettro elettromagnetico. Questa scoperta decisamente è rientrata tra le più sensazionali perché era la prima volta che su un esopianeta veniva rilevata dell'anidride carbonica. L'11 gennaio di quest'anno il James Webb celebra la scoperta del suo primo pianeta, LHS-475b, sulla base di precedenti osservazioni svolte dal telescopio TESS. Dall'11 gennaio di quest'anno è passato davvero poco tempo dall'ultima scoperta dello Space Telescope, risalente al 22 febbraio. Ben sei galassie massicce formatesi tra i 500 ed i 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Queste galassie sembrano avere una massa molto simile alla nostra Via Lattea, anche se ben 30 volte più dense. Tutto questo ci fa apprezzare sempre di più le scoperte dei nostri compagni telescopi. Sono sempre affascinanti da lasciarci con il fiato sospeso. Vogliamo ribadire l'importanza che hanno perché è immensa e perché sono letteralmente l'occhio dell'uomo nello spazio. Quello che ci permette di avere notizie sempre nuove su cosa si cela tutto intorno a noi. Ti ringrazio per essere arrivato fino a qui, spero che il video ti sia piaciuto. In tal caso lascia un mi piace e dici nei commenti cosa ne pensi delle scoperte del nostro fidatissimo James Webb. Nel frattempo è arrivato il momento di salutarci, alla prossima!